controlliamo che funzioni tutto come deve, importiamo le cam, conoscono il sistema triplo, quadruplo, mutato, meglio. E siamo pronti, vi vedono, spero vi sentano, dovrebbero sentirvi. Spero vi sentano tutti così con la mano, sto dicendo dite qualcosa, maledizione, non lo saprà mai. Più specifico di così. Allora, oggi, diciamo le cose come stanno. Noi, dietro le quinte, eravamo lì, a un certo punto sorge la domanda delle domande. È sempre Laura che sgancia queste cose, che ci spezza. Ma cos'è l'Hype Train? E noi tutti, boh, nessuno ha capito. Nessuno ha capito, eravamo lì che stavamo. Però sono triste. Ma no, io li sento. Ti ho velato questa cosa dell'Hype Train e non mi sento. Adesso si sentono. Volevo quindi un attimo di protagonismo. Quindi non hanno sentito che ho detto culo. Non l'aveva mai detto, tra l'altro. Adesso va, colpa mia. Colpa mia. Semplicemente volevo dire cose senza che... È un segreto segretissimo ormai. Esatto. E cosa stavo dicendo? Ah sì, che sono un po' triste. Perché sì, anche questa volta, subito prima di andare live, Laura ci ha sganciato sta cosa. Noi lì, cos'è? Meno intenso dell'altra volta. L'altra volta ero più carico. Prima di cominciare. Lo state notando tutti che il master mi mette sempre in mezzo? E non mi regala mai un punto e mi fa sempre morire. Questa cosa non è giusta. Un punto, cosa vuol dire? Un punto non regalato. Scusami, il punto di ispirazione te lo devi guadagnare. Io ho fatto il riassunto l'ultima volta. Cosa non va mica bene. Il master non mi dà mai un più uno in forza. Quanto è un oggetto magico, importantissimo. È anche un oggetto magico, a me schifo non farebbe. Così, dovete un po' di sostegno in chat. Come minimo lo lancio e lo perdi. Mamma mia, quanti punti hai detto che hai? Sempre due, me ne sono rimasti. Piccolo hobgoblin, non sei altro. Piccolo hobgoblin. Lei non sa di cosa sta parlando. Come la insulti? Nuovo insulto di Cassandra io del giorno. Io voglio una singola cosa, sì. Che due punti vita non sono tanti, però bisogna comunque colpire la persona per ucciderla. Poi... Cassandra offesissima, vedrai no. Goblin, si farà colpire, ma morirà in silenzio. Non faccio metagame, no, non lo accetto. Non siamo ancora in gioco, non si può offendere. No, esatto. No. Io ci tenevo a dire che due punti vita sembrano pochi, ma sono il doppio di uno. Detto questo, lo so. Avevo dei preamboli da fare io oggi. A parte queste cagate non lo so se... Preambolo numero uno. Anche giocare? Sì, dovremmo anche giocare, ma... Come faremo? Paiamo Baldi, numero dove uno. Sei? Ho bisogno di te. Allora, sì. Immaginatevi. Adesso metto un attimo da parte il party, ok? Adesso gioco con la chat. Gioco di ruolo con la chat. Siamo al centro commerciale. E c'è quella strana voce dal megafono che dice il signor Buddy è pregato di... recarsi all'ufficio informazioni, abbiamo trovato una bambina, dice di avere il suo telefono. La signora Annetta ha shippato malissimo. Il telefono del signor Annetta. E già che siamo in un centro commerciale, ricordo Claudia alla cassa 2 per un prezzo, grazie. Esatto. E la cosa, si può dire la spiegazione? Possiamo dirla? Perché ho paura di quello che vuoi dire. A me ha affascinato tantissimo perché Annetta ha preso il telefono e fa no perché vedete ce li abbiamo uguali, quindi li ho presi tutti e due. Che spiegazione è? È per sicurezza, uno li prende. Ma tu non sai quante macchine uguali alla mia ho preso per sicurezza in giro per Milano, Dai, allora nel senso che ho tirato su uno e l'ho messo in tasca senza ricordarmi di aver già preso il mio, ho preso questo. E non, comunque non arriva in live, di solito è sempre al computer, oggi non è al computer, dannazione, sta lavorando. Starà cercando il telefono, sicuro. Allora, bene, come inizio ci siamo.
Però io devo farvi vedere una cosa. Se arrivo. Allora. Perché durante la live di martedì mi hanno detto che assolutamente devo rendervi partecipi di questa cosa. Non so se qualcuno di voi lo riconosce. Cazzo, wow. Anime Sangue! Quanto mi piace Anime Sangue! Ma questo non è Anime Sangue, basta. È questa Cuoricilandia. Cuoricilandia. E in live mi hanno fatto assolutamente dire, mi hanno obbligato praticamente a dirvi che se volete prenoto. Per Anime Sangue io mi prenoto istantaneamente, cioè proprio, non c'è neanche da parlare. Hanno detto chi lo facciamo giocare, chi lo facciamo giocare, ha detto beh, ma insomma, parti del lunedì ci avranno anche una vita. E il disgusto di andare. Ma che vita vuoi che abbia io? Ma mi hai visto in faccia? Devo fare 115 ore al mese su Twitch, ma che vita vuoi che abbia io? La vita è sopravvalutata. Non so, io da oggi ho iniziato a rubare telefoni, quindi... Una nuova carriera adesso, vediamo come Ruberesti mai un telefono? Eh? E una VHS? Oh, mamma mia. Poi, altri preamboli prima di cominciare? Ah, sì, uno dei... il buon Magentar, uno dei miei mod, mi ha sconsigliato di far vedere troppo la bottiglia... classica di birra, dicendo non si sa mai che magari il signor Twitch ogni tanto si sveglia male, e anche il signor YouTube comunque è abbastanza suscettibile, quindi signor algoritmo, questa è una bibita, questa è una bibita che mi ha, tra l'altro mi hanno regalato i disgustosi che sabato sera sono venuti alla taverna del Gentiluco con una casa gigantesca di bibite, e quindi oggi ne inauguriamo le bibite. Quando io bevevo le bibite in live le travasavo in una tazza. E lo so, ma non ho voglia. E vabbè, ma allora io cerco di darti delle soluzioni, cioè no, io non lo so. Giusto, giusto. È quello che mi ha detto anche il mod. Magari metti in una... sbattimento, la tazza, tutte le volte. In Cuoricinilandia farò un orsetto con la sindrome di Stendhal. Sto deciso. Io sono rimasta traumatizzata da Cuoricinilandia. Dopo aver conosciuto quell'orsetto pucciosissimo di Lullaby alla taverna, cioè basta. Allora, Cuoricinilandia, gioco della vita. Siccome l'ultima volta... a spezzarci le gambe è stata Laura. Questa volta, subito prima di cominciare, gliele spezzo io. E io sabato sera, che sono venuti disgustosi in taverna, ho scoperto che Lullaby muore. Ora, possiamo cominciare la sessione. Attenzione. No, ma io ho questa faccia non per questa notizia, ma per il fatto che l'aveva detto in live durante la taverna. Ah, quindi sapevo, non già te lo ricordavi? E no, a me ha detto che era morto lì. Ah, ok. Sarà ritornata tipo Goku e morta di nuovo, allora, ok. Questa sera farò tutti i 20, ho appena fregato il master, l'avete visto? Tutti i testimoni, eh? Anche prima, dietro le quinte, dico, sei cattivo come dico. Master, non mi fai fare 20, ma cosa vuol dire che posso spostare il dado io? Ah, ma non è così che si gioca a D&D? Prendendosela con il master. Si gioca giusto. Noi contro il master, esattamente, peggio, così si gioca. Peggio, Samu, lei ti ha detto, mi fai morire sempre, è sempre colpa tua. Ma si sa che è l'influsso del master che fa lì, che fa rotolare i dadi. Tu pensa che quando gli avete detto giochiamo contro il master, Sam ha pensato ai quei mille video che ha postato su YouTube dicendo, quindi nessuno ha mai capito un cazzo dopo anni che lo spiego? Esatto, esatto. Nessuno ha mai capito un cazzo. No, il fatto è che l'hanno capito... e lo usano contro di me. Esatto, esattamente. Allora, siamo pronti a... chi farà il primo uno naturale? Lanciamo un D4 e lo scopriamo. Ma perché? E hanno riscosso un dado del destino, che è questa cosa un po' sadica. Vediamo. E 4 rune. Bene. Oggi è la giornata di Annetta, è la Oggi serata... Ma dai, vi prego. È in bollissima proprio. Allora, no. Direi che possiamo cominciare, perché... vi anticipo a tutti, voi e in chat tutti, che questa sicuramente sarà una sessione intensa. Abbiamo detto anche alla fine della sessione scorsa, avete chiuso abbastanza in equilibrio sul baratro, e adesso siamo lì, ci dovremo giocare, cosa andrà, come la chiudiamo, insomma. Io ho già un po' di cose in mente, ma tutto dipende da voi, dalle vostre scelte, dalle vostre azioni. E... anticipo già che sicuramente durante la live di domani alle 15, dove di solito per buona parte della live commentiamo la giocata della sera prima, avrò un po' di cose da dire, perché ho deciso che ci sarà un piccolo trucchetto, escamotage, che però non vi rivelo, cioè io me la gioco e vediamo se va tutto bene come mi sono
poi vi ho attivato io. Il Watch Together ce l'avete? Dove state accendendo tutti? Comincio a cercare nomi da elfo mago su Google. Vediamo che esce. Io vorrei fare una confessione. Comunque, io quando avevo 12 anni un elfo mago l'ho giocato. No, vabbè. Ma ero troppo piccolo, non capivo ancora, ragazzi. E ancora mi fa male, comunque. A me sembra che stia mettendo le mani avanti, poi... No. Non si è chiaramente... Si è offerto adesso di prenderlo, no? Ha scelto. Ma sono ancora vivo! Sono ancora vivo. È questione di tempo, insomma. Hai due punti feriti. Chi vuole fare il recap? Allora, chat. Facendo il recap quest'oggi, il nostro volontario otterrà un dado vita o un punto ispirazione? Spam in chat, perché non ho tempo di fare il sondaggio. Spam in chat per questa decisione che potrebbe effettivamente cambiare completamente le sorti della sessione, perché il vantaggio al momento giusto cambia tutto, quel di 6 di vita in più può cambiare tutto. O di 8. O di 8 in alcuni casi, infatti ho ottenuto quello... TPK. Ma puoi alle 9 e mezza? Mamma, sono in live, mi possiamo sentirci un altro momento per cortesia? Salutiamo la mamma di Ciao mamma, prima. Ciao. Che ci... Ma perché? Ma alle 9 e mezza di sera mia madre sta invecchiando, poverina. Ciao Marisa, ciao. Allora, dado vita comunque. Ciao mamma, sì. È giusto. Denoto un dado vita, sì. Dado vita, ok. Chi vuole un dado vita extra? E perché Gabrio? Chi vuole un dado vita extra? Chi vuole un dado vita di premio? Ma io non ne ho bisogno, io sopravviverò comunque. Poi l'ho fatto l'altra volta il riassunto, quindi io sono a posto. Io aspetto. Non lo so, le signorine vogliono fare... Ah no, la galanteria in questo caso non funziona. Io chiedo. Dato che non ci offriamo volontari, vuoi andare tu, giusto? Va bene. Sì. Allora, ti metto play, vi avviso così non vi esplodono le cuffie nel caso non aveste regolato il volume. E cominciamo. Perfetto! Mamma mia, se devo abbassare il volume perché mi esplode. L'ho avvisata io, ma... L'hai avvisata, ma... Allora... Siamo un gruppo di avventurieri che sta viaggiando tra Neverwinter e un'altra città di cui non mi sono scritto il nome. Fandalin. Faccio schifo. Fandalin, grazie. Aspetta, ti metto i miei punti qua così puoi copiare. Grazie. Città che storicamente si trova, anzi per leggenda, si trova vicino alle incredibili miniere di Pandelver. E stiamo appunto stiamo viaggiando con un carico diretto all'emporio della città. A metà di questo viaggio cadiamo in un'imboscata di goblin e senza pochi danni riusciamo a uccidere quasi tutti i goblin. Dovremmo probabilmente ucciderli tutti, ma qualcuno è stato gentile. E scopriamo che mio cugino, grandissimo e conosciutissimo Nudro Roxicker, non lo so, è mio cugino Gunther, lo conosce benissimo. Perché lui lo chiama cugino e non se lo ricorda. Ah, ok, cugino Roxicker, e mi sono confuso con uno dei suoi fratelli, che sempre i miei cugini sono. Gundren, appunto, che è colui che ci ha dato l'incarico di viaggiare e di fare da scorta a questo carico, scopriamo che è stato rapito da questi goblin. Allora, come un buon cugino fa, ho deciso di massacrare queste orribili creature insieme ai miei compagni e seguendo le tracce e le indicazioni di una di queste creature, che poi ha rubato vilmente, non lo so, non sono mai stato bravo in carisma, una moneta e forse di più a una delle mie compagne, siamo arrivati a una grotta dove attualmente risiede un accampamento goblin, da quello che abbiamo capito. Altre zuffe sono scattate nel momento in cui abbiamo provato ad approcciarci a questa grotta e
dopo altre peripezie, altre persone che stavano poco male e molti colpi non andati a segno, siamo riusciti a entrare nella grotta, a uccidere un gruppo di cani da guardia che probabilmente potevamo non uccidere, e a schivare un gruppo di sentinelle che passavano per di là. Siamo entrati all'interno della grotta, abbiamo fatto un paio di passi, quando poco prima di chiudere appunto la sessione abbiamo sentito le guardie domandarsi che fine avessero fatto i cani, e ora siamo pronti a morire. Perfetto. Giusto prima di cominciare, io come sempre ricordo alla chat che non ho gli alert attivi e non posso ringraziare per sub o cose, ma lo farò dopo per tutti. Perdonatemi questa piccola cosa, ma se no non possiamo poter giocare la sessione. Inoltre, stavo per dimenticare che c'è una chicca nascosta, in realtà da quasi una settimana c'è una chicca nascosta, perché buona Anna Patchan ha fatto una cosina che però dovrete triggerare voi. Vedremo se riuscirete a scoprirla entro oggi oppure no. Lei sta lì, non vi spoilerò oltre. Con questo ottimo recap. Ottimo. Cosa sto facendo, cara? Io non mi sono mangiato un pezzo di matita senza volerlo. Bene. Un attimo. Vabbè, inizio. Ho una dieta povera di fibre, va bene. Facciamo che lui non fa il mago. Detto questo, vediamo se abbiamo... Ce l'avremo una musica... Una musica adatta, sì. Cosa fate? Avete appena sentito quella voce stridula e fastidiosa dei goblin che pensavate di esservi lasciati alle spalle, di aver abilmente schivato, che si dirigevano fuori dalla grotta, appunto dire: ma i cani? Li sentite? O meglio, vi raggiunge l'eco di questa voce da quella che potrebbe essere ormai l'ingresso. Voi siete un po' più all'interno della grotta, ormai, diciamo, più o meno all'altezza del ponte, quello alto più o meno 5-6 metri sopra le vostre teste. Cosa fate? Avete un vantaggio di qualche secondo, ma dovete cicciare fuori una buona idea o affrontarli a muso duro. Si capiva quanti fossero? Solo un paio, giusto? Dalle voci? No, ma li abbiamo visti, proprio erano visti. Due. Due o tre, non mi ricordo quanti. Siamo inizio sessione, quindi cerco di essere buono. Tre. Avete visto? Tre goblin. Bene. Okay. Troppo buono. Il fingo morto. Io guardo l'halfling. Appaia. Io la guardo. Scusami. E poi Cassandra si paralizza immobile con l'ascia. Leviamoci da qui. Io... l'halfling chiude la fila? Sì. Leviamoci da qui. Subito. Allora, vi ridipingo la scena. Ok. Avanti. Siete su questa piccola passatoia, questa specie di marciapiedino naturale di pietra che entra all'interno della grotta. Alla vostra sinistra c'è questo fiumiciattolo che scorre, alla destra è parete rocciosa che culmina appunto col ponte sopra le vostre teste. Alle vostre spalle avete lasciato sulla destra una stanza che è quella dove c'erano i cani, abbastanza grossa. Sulla sinistra, al di là del fiumiciattolo, un piccolo passaggio occluso, crollato per buona parte, giusto uno spiraglio in cima c'era. E poi per il resto la grotta continua verso l'interno. Fatemi un tiro di iniziativa. Ecco. Abbaiare era un'ottima idea. Ma che cazzo non di è un'ottima idea. Non è ancora esclusa. Cioè, non capito, tema, se ormai pensano che sono un pechinese. Cioè, non è... Ecco, io sei primo 20. Per abbaiare. Io ho fatto 20, a posto. Ok. Sei il primo giusto per abbaiare. Io vi dico, ciao merde, faccio così e corro via. Però sono... Quindi, verte. Ricordo... C'è una.
Ricordo che io sono l'unico che ci vede al buio. Ma ci sono delle torce, abbiamo detto l'ultima volta. No, 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 no. Aspetta, io avevo l'ascia illuminata. Tu hai l'ascia. Lei c'ha l'ascia laser, c'ha lei. Sì, sì. Ok, perfetto. C'ho il PC che sta tipo esplodendo. Ho aperto troppe cose. Cosa posso chiudere? Io ti sento a scatti. Anch'io un pochino. Sì. State sentendo a scatti? Ma solo sì. Adesso o anche prima? Anche prima. Anche prima. Ok, allora chiudo tutto quello che non è assolutamente necessario. Sì, dai, ce la rischiamo. Mi tolgo anche l'auto spectate. Ok, vediamo se così va meglio. O se è il doppio Roll20 che mi ammazza. Potrebbe essere il doppio Roll20. Effettivamente. Allora. Allora aspetta, ho un'idea. Ok, me la vedo poi. Allora, abbiamo primo Werther. Vi dico, non siamo in fight. È solo per dare un ordine all'azione in questo momento. Per come la vedo io, anzi, visto che un round di combattimento sono esattamente 6 secondi, io lancio un D4 e so quanti round di combattimento avete prima che i goblin vi siano addosso. Voi ovviamente non lo potete sapere. Werther, sei il primo ad agire. E nei vostri turni, esattamente come combattimento, un'azione completa, un'azione bonus e un movimento. Allora, siccome io chiudo la fila, quindi sono quello più indietro, siamo oltre la curva, giusto? Quindi in realtà la stanza dei cani da dove siamo noi non la vediamo, perché altrimenti ci avrebbero visto anche loro. Uh-huh. L'altra stanza, quella con il muro crollato, da dove sono io? La vedo? Quella stanza lì? Sì, sì, non è così, così. Cioè, vederla la vedi. La raggiungeresti anche senza troppi problemi con un round di movimento. E allora ci corro dentro. Ok. Ci corro dentro, li guardo... E estremamente senza sicurezza nella mia voce vi dico: attacco a tenaglia. Quindi mi muovo lì dentro e buona. Ok, e già che ci sono tiro. Vabbè, l'arco non l'avevo mai messo via per sicurezza, quindi figurati. Anzi, no, non tengo fuori l'arco, tengo fuori le due spade corte. Ok, allora, visto che abbiamo chiamato l'iniziativa e ci stiamo muovendo per azione, ti dico che con il tuo movimento sei dentro alla stanza. Se vuoi hai okay. Un'altra azione, se no puoi anche usare doppio movimento, quindi l'azione di scatto per entrare proprio in profondità nella stanza, o l'azione di nascondersi per nascondersi, nel tuo caso anche banalmente dietro uno dei cani, che se ti sdrai più grosso di te. No, no, non sto entrando nella stanza dei cani, io sto entrando nell'altra stanza. Ah, nell'altra stanza, ok, stanza. Allora sì, è ancora più facile. Appunto, perché ho detto quella dei cani no, perché magari mi vedono, quindi nell'altra teoricamente se taglio. C'era tipo una cosa crollata che si poteva salire sopra, giusto? Sì, è là. Provo a saltare sopra. Okay. Per vedere se magari porta sopra il ponte, per quello. Ok. Ci provo con un salto estremamente aggraziato tipo all'indietro. Sei sicuro? Sì, perché vado su acrobazia. Ok, ok. Fammi un tiro salvezza destrezza. Allora, come lo tiro? Ah, qui. 10. Sei molto fortunato. Sali sopra, fai il tuo gesto atletico acrobatico incredibile. Appena appoggi i piedi, ti rendi conto che potrebbe non essere stata una buona idea, perché come li tocchi... Tipo ghiaia ti scivola sotto i piedi, scendi di un paio di centimetri, ma fortunatamente, molto probabilmente, grazie al tuo peso così leggero, tiene. Però sei letteralmente in piedi sopra a un... come si può definire? Una valanga di detriti. Quindi non è che frana fria proprio. Ok, sì. Ok, ho capito. Rune. Allora, io appena vedo che lui fa tutta questa acrobazia fantastica, l'unica cosa che mi viene in mente di fare è seguirlo, quindi di mettermi anche a me, di mettermi nascosta anche io dentro alla stanza, in modo tale che se dovesse avere bisogno ci sono lì anche io, perché insomma
e guardo gli altri due, attacco a tenaglia. No. Cioè, lasciate a noi capire che cosa sia questa vostra idea malsana. Io non guardo Rune, non ne ha la te l'amore, prego. Allora, quindi Rune attraverso il fiume vai nel passaggio occluso, chiamiamolo così. Mi nascondo sempre con l'arco in mano. Dove ti nascondi? Ci sono mica tutti dei sassi crollati? Sì, ma non ci sono dei pezzi grossi. È proprio un cumulo di macerie. Che finaccia. Ti ho reso l'idea? Sì. Ok. Salto su anche io. Ok. Fammi un tiro salvezza di destrezza con svantaggio. Io non ti riesco a prendere se stai cadendo, te lo dico. Gli ruzzolate in braccio. Allora, vediamo se riesco innanzitutto a fare una cosa io. Iniziamo male. Adesso vi mostro, chat, cosa sta succedendo, non temete. Vabbè, abbiamo un 8. Che 20 10 20 era appena passato. 20 diviso 2, 8. Non sono sicuro di aver capito. Lo sanno tutti? Sì, sì. Si sa che l'8 è il nuovo 10. Allora, arrivo. Devo dirgli di... Intanto... Ah no, non ha senso che vi mostro la schermata, perché tanto non vedete la cosa giusta. Dov'è la finestra? Moriamo prima? Eccola qua, dadi. Arrivo, Ho dovuto chiudere una delle due schermate di Roll20, sennò mi implodeva il PC. E ne ho buttata in piedi un'altra raffazzonata, ma ce l'abbiamo, quantomeno. Ok. Sono molto preoccupata. Fai bene. Sei stata mediamente fortunata. Fai per scalare? Ah, tu non sei leggera come buon verte. E a ogni manata che dai, dei detriti ti rimangono in mano e praticamente ti arrampichi per un po' sul niente. Dopo un po' cadi giù e parte di questa valanga di sassi ti piomba addosso. Sono 5 danni. No, non ci credo. Chi ha detto che avrebbe ucciso i goblin? Quando possono ucciderli i sassi? Io, tra l'altro, sommessamente, ovviamente, sommessamente, in lingua halfling, che non so se c'è una lingua halfling, mi sembra di no, dovrebbero parlare il comune, sto bestemmiando. No, penso che ci sia l'halfling. C'è l'halfling. Sì, c'è. Ok. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque so anche l'elfico, potrebbe bestemmiare anche in elfico. E l'elfico io lo capisco, però. Per l'esattezza sto bestemmiando Timora, che è la dea della buona fortuna. Quindi ci può proprio... stare, ci può stare. Mi sembra adeguato. Allora, Rune. Quindi Annetta, ti do un aiutino. Potrebbe non essere così male. Però l'idea deve venire da te. Io non ti aiuto oltre. Ok. Tocca a Cassandra. Quale sarebbe l'aiutino? Scusa. È un aiutino di Rune. Fatti i tuoi aiutini. Ok. Maledizione. Allora, domanda. Sì. Rispetto a dove siamo noi, avendo visto dove sono andati loro, quale sarebbe la parte opposta, cioè c'è tipo entrare nella grotta di più. Esatto. Sì, cioè per entrare in questa stanzina loro hanno fatto qualche passo indietro, poca roba, saranno 3 metri indietro rispetto a dove eravate voi, però hanno attraversato il fiume, sono buttati in questa stanza e in questo momento, come se anche soltanto il calpestare dell'acqua bassa nel fiume non facesse sufficientemente rumore, la valanga di sassi che cade altrettanto. Però... No, era per cercare di mettersi dal lato opposto, cioè capire se ci fosse un buco, qualcosa in cui infilarsi rispetto a dove sono loro dalla parte opposta, in maniera tale da stare da due lati, no? Avete fonti di luce adesso... voi? Sì, io ho l'ascia che brilla. Tu hai l'ascia che brilla? L'ho tenuta coperta e la aprivo un po' per volta, ma se serve li acceco a sti male. Esiste un coso per accecare, cioè io li acceco, non è che mi faccio problemi. Si chiamano magie, se solo ci fosse un mago.
Lo sapevo che non avrei dovuto fare questa domanda. Allora, tu sei quella più avanti di tutti, quindi ti dico che davanti a te vedi che il fiume prosegue sulla sinistra della parete rocciosa, sulla destra invece, come vi avevo detto nella sessione scorsa, c'è una piccola scalinata naturale che prosegue all'interno della grotta. Quindi puoi andare più all'interno. Se no, tu sei anche un passo oltre il ponte che c'è a 5 metri, in qualche modo a sto ponte ci si... Posso provare a salire su? Volendo sì, è una prova di atletica. Scali la roccia, come vi ho detto l'altra volta, anche quella può essere una soluzione. Se no, fantasia. Allora, domanda, perché onestamente non mi ricordo sta storia delle azioni, come funziona. Uh-huh. Se io provassi a salire su, sì, potrei una volta salita provare tipo a gettare un sasso lontano per depistare questi tizi attirandoli, non lo so, da un'altra parte della caverna? O sono due azioni che non posso fare, faccio l'una o l'altra? Sono due azioni in questo turno, ma non sapete quanti turni avete a disposizione prima che vi aggiungano, quindi può essere che tu riesca a fare tutto prima che loro vi arrivano addosso. Loro stanno messi male, io provo a depistarli col sasso, chi se ne frega di salire su. E io guardo Reirak e gli faccio tenaglia e lancio il sasso. Dove lanci il sasso? Dove vorresti depistarli? Dalla parte opposta rispetto a dove stiamo noi, cioè se li vedo che stanno venendo verso di noi, dietro, da qualche parte lontano. Non ho una mappina, quindi non ti dico niente. Vai verso tu. L'entrata della caverna. Dove ci salva? Sì, verso l'entrata. Okay. Va bene, nella zona dei cani praticamente, che è leggermente prima di dove erano gli altri, cioè di dove sono andati gli altri. Ok, va bene, non ti faccio fare una prova per lanciare un sasso perché mi sembra una forzatura. Sì, ci manca solo che la fallisci per questa cosa. Esatto, cioè mi tiro un sasso su un piede. In tutto questo, questa è la tua azione, quindi hai azione bonus e movimento se vuoi fare altre cose. L'azione bonus è molto... E salire sopra non è il movimento e non è neanche il ponte l'azione bonus, non ti convinco. Ok. Salire di norma ti direi di sì, cioè se mi dici prosegue, salgo le scale, non devi fare una prova per salire le scale. Per arrampicarti sulla parete sì, è una prova di atletica, anche perché sono 5 metri, non è che sono 2 gradini. E provo ad avanzare verso le scale. Okay. E mi fermo lì. Ok, prova ad avanzare. Va bene. Infine, chiude il primo turno Reirak. Chissà se ne saranno altri. Visto che io ci vedo. Sì. Visto che ci vedo. Vorrei guardare verso l'entrata della caverna per effettivamente vedere se stanno tornando indietro. Ok, fammi una prova di percezione. È la tua azione questa? Mm-hmm. Ok. Sì. Ok. Qualcuno di voi parla goblinoide? So che è particolare come lingua, però... Dove vedo le lingue che parlo? Nelle bassa sinistra. Esatto. No, io parlo il nanico e l'elfico. No. Comune e elfico. Io no, ci scommetto. Ah, figo, parlo il draconico. Qualcuno in chat mi vada a vedere la scheda del mago. Il mago 100% parlava il goblinoide. Allora, il mago elfo che parla il goblin... E sospetto. E ha la chiave, cioè, di tutto. È sicuramente amico delle guardie. Sicuramente. Allora, mi hai fatto 12 comunque. Sì, si stanno avvicinando. Non stanno correndo. E okay, non stanno passando per l'acqua, perché non senti lo scalpitio dell'acqua. Ma anche perché sono goblin, li rallenterebbe veramente tanto, perché gli arriverebbe praticamente al busto a loro. Okay. E stanno parlottando fra di loro, soltanto che stanno parlando in goblinoide, quindi senti dei versi gutturali schifosi nelle loro lingue e poco altro. Ma non ti sfugge, perché non facciamo le cose a caso, non ti sfugge che questo sarebbe un'intuizione, ma te lo regalo io. La sessione prima hai sentito chiaramente dire "mai cani", cioè un goblin ha parlato comune nonostante fossero fra goblin. Adesso sono tornati a parlare nella loro lingua. Dalla chat mi confermano che il mago parla goblinoide. Quindi sì, io sono veramente disgustosi, maledetti, oppure è vero? No, è vero, è vero. Okay. Ho appena controllato. Perfetto, perfetto.
Ma abbiamo un secondo giro. Verte, tu puoi o scendere e aiutare Rune, che è caduta a mezza ricoperta dai detriti, o proseguire, perché passi, nell'essere così piccolino, puoi sgusciare nel cunicolo che rimane fra le macerie e quello che è effettivamente il tetto di questa stanza, di questo passaggio occluso, e puoi andare oltre, consapevole però che gli altri molto difficilmente potranno seguirti da di qua. Allora, calcolando che vedo Rune che mi sembra che stia bene, in realtà non mi sembra che sia ferita in modo eccessivo, quindi io direi che proseguo il cunicolo, perché per come ho pensato io la caverna, uh-huh, che probabilmente è estremamente sbagliato perché non sono un architetto, diciamo, secondo me entrando in quella stanza lì dal cunicolo porta sopra il ponte, quindi io ho questa convinzione, quindi dico, tanto lei è mezza nascosta in realtà dalle macerie che le sono crollate addosso, quindi se fa tipo le tartarughe che le pongono le uova, magari riesce anche ad andare più sotto. Quindi io magari li posso prendere dal ponte, capito? Quindi ok, quindi perfetto. Le allora faccio segno Rune per la serie. Vai tranquillo, non è successo niente. Vai tranquillo, proprio. Ma ci penso io. E vado nel cunicolo. Ok, a questo punto vi svelo il mio piano malvagio. Stiamo facendo un mini gioco all'interno di D&D. Ovvero, se tutti e quattro riuscite a uscire dal pericolo prima che i goblin vi raggiungano, il fight non parte. Verter è fuori pericolo. I goblin qua molto difficilmente si infileranno. Quindi, meno uno. Dovete uscirne tutti però. A meno che non si salvano in tre e uno si becca tutti i goblin. È una scelta strategica anche questa. Si chiama schiaccia il goblin in questo giochino. Come funziona? Ci sarebbe un altro nome, ma è un po' volgare. Adesso non lo diciamo in live. Comunque, Rune, questo cunicolo dove sono entrato c'è niente? No, no, c'è. Ah, no, ok. Merita una sua scena a parte. Ok. Questa cosa di lasciarmi in una stanza da sola. Ma sei seppellita dai sassi. Mi ricorda. Ma in realtà effettivamente io vorrei rimanere lì. Nel senso, quanta roba è caduta? Abbastanza. Abbastanza allora, da farti 5 danni comunque. Ok. Quindi io cerco di vedere dove sono Cassandra e Reyrak. Tipo, da dolorante, mi siedo e rimango in ginocchio per terra cercando di nascondermi. Allora, facciamo una citazione che forse qualcuno coglierà. Teniamo il 10 come media. Annetta, sopra o sotto? Oh no. Io lo sapevo che dovevo tirare fuori il badile. Allora, sopra. Purtroppo, è uscito 4 per la cronaca, purtroppo sei coperta dai detriti, sei sdraiata, ti fa un po' male dappertutto, ma nulla di rotto, almeno per il momento, però sei girata che guardi verso Verter. Infatti lui ti ha parlato, ha senso. Okay. Quindi gli altri sono letteralmente dall'altra parte. Non è che non puoi alzarti e girare la testa, ma se la tua idea è rimango immobile sotto i detriti, potrebbe essere quella cosa che ti fa sgamare dai goblin. Non lo sai. Sei alla cieca. Loro stanno passando dietro di te. Senti solo i suoni. Cosa fai? Ti giri a guardare o rimani ferma? Ma rimango ferma. Ok. E cioè, che no, 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 no. Cioè, io infatti mi ero accorto che non si fosse rotta niente. Cioè, mio zio è dottore, io l'avevo visto. Cioè, che non si era rotta. I miei rumori non sono per le tue scelte, ma per le scelte che probabilmente farò io. Tranquilla. Ah, ti preoccupi di te? Io ancora non ho capito se stanno venendo verso le scale oppure no. Quindi, vai tranquillo. Che scale? Quali scale? Allora. Cosa? Cassandra, ma perché siamo in una caverna? Cassandra, tu sei andata più avanti. La caverna curva leggermente. Quindi, in questo momento tu vedi ancora Reyrak. Vedi vagamente dove si sono inseriti Verte e Rune, ma loro non li vedi più, perché appunto sono rientrati. Sei la più distante di tutti fra i goblin che sono usciti. Se poi all'interno della caverna ce ne sono altri, non lo sai. Da davanti a te però non senti altri suoni se non uno scroscio, boh, accenti a caso, di acqua
crescente, più forte. Probabilmente la fonte, la sorgente, la cascata d'acqua del rigagnolo che esce cade qui vicino, perché qui il rumore dell'acqua è più forte. Questa cosa non ti permette di sentire bene cosa c'è nell'altra stanza, ma non ti permette neanche di essere sentita. È ambivalente. Tanto loro stavano andando verso l'ingresso, abbiamo detto, i goblin, no? Quindi in direzione opposta alla mia. Direzione opposta, sì, e poi ti immagini che quando hanno detto mai i cani saranno ritornati all'interno, almeno nella stanza dei cani, che è subito dopo l'ingresso. Ok. Io allora cerco di avvicinarmi all'acqua il più possibile, nella speranza che se c'è una cascata qualcosa lo metto dietro. Avete presente, no? Quando c'è la cascata, c'è il passaggio dietro. Se non è a fioro alla roccia, tanto conoscendomi è sicuro davanti alla roccia. Okay, quindi praticamente è Sirio il cavaliere del dragone. Qualunque cosa pure di campare a sti maledetti. Quindi prosegui all'interno della grotta. Proseguo, sì. Ok. Sì. Eirak, anzi, Nico, ti dico che in questo momento Gavaio, Laura e Annetta sono fuori pericolo. Annetta la vedo fuori pericolo? Sono fuori pericolo. Questa è un'informazione così, sul tavolo. Io, personaggio, vedo la rune fuori pericolo? Vedi che è crollata la parete, sei un chierico della vita, forse, tra l'altro. Quindi ne sai di ferite così, sai che molto difficilmente può essere morta per una cosa del genere. La peggio è svenuta perché ha picchiato la testa. Però è ricoperta di detriti e non si è più mossa. Ma Werther le ha detto qualcosa. Potresti non aver capito bene cosa perché è distante, però le hai avuto la parola. Quindi potresti intuire il suo piano del io me ne sto qua ferma. Perfetto. Potresti intuirlo. Ok. Comunque visivamente non la vedo, effettivamente, cioè c'è un po' di roccia. Tu che sai dov'è la intravedi, ma perché vedi dei pezzi di armatura o tipo il badile che spunta in mezzo ai sassi, ma è effettivamente coperta dai sassi, cioè se non sapessi che è lì dovresti cercarla. Perfetto, ok, grazie, mi hai appena salvato la vita. Bene, allora... quello che Reirak farà sarà pronunciare le parole di un incantesimo e creare dei suoni illusori all'entrata della caverna, come di tre corpi mediamente grandi che cadono in acqua e iniziano a nuotare. E fatto questo con taumaturgia vado verso dove la mia compagna Lady Cassandra si è diretta. Ok, il tuo intento in questo sarebbe quello di depistare i goblin o di intimidirli? Depistarli. Ok, allora non ti faccio fare una prova di intimidazione, fai e succede, si sentono questi suoni. Ok, diciamo che Werther e Reirak, no scusate, Rune e Reirak, siete gli unici due che riescono a sentire che i goblin parlano, si dicono qualcosa in goblinoide che non capite, c'è un attimo di discussione, di confronto fra almeno un paio di loro, non riuscite a capire se parlano tutti e tre o no, le voci sembrano un po' tutte uguali, e poi si allontanano anche di buon passo, non hanno mai raggiunto la stanza dei cani e non si sono mai avvicinati troppo a Rune. Lo stavano facendo, ma nel momento in cui si sentono questi suoni, questi tonfi nell'acqua, pallottano fra di loro e vanno via. Rune, poi ci spostiamo su Werther, e poi Reirak e Cassandra e Rune in base a dove sarà andata. Rune, cosa fai? Allora, quindi io li sento che si allontanano fuori. Senti le voci, l'eco che si fa sempre più lontano, senti i passi che si fanno sempre più lontani, e poi solo il suono dell'acqua che scorre.
Allora, a quel punto io con cautela mi tiro su in ginocchio, mi tolgo dai detriti, facendo attenzione, e cerco di raggiungere Reyrak. Quindi passo il fiume e vado da Reyrak. Ok, il fiume vuoi attraversarlo? Vuoi saltarlo? Tanto c'è abbastanza rumore, quindi posso anche attraversarlo in realtà. Sì, sì, ha senso, ok. Quindi sì, guado il fiume. Cammini per raggiungere i tuoi compagni, magari a passo un po' spedito, o corri? No, piano, cioè cerco piano. Di non far troppo casino, anche perché comunque ho preso una bella botta e la sento. Ok, ok, perfetto. Quindi non voglio rischiare di... Werther mi sembrava tranquillo, io per andare a salvargli la vita mi sono tirata addosso tutta una parete, quindi vado verso Reyrak, che sicuramente hanno più bisogno di me. Werther sembra sempre tranquillo, anche mentre cerca di rimettersi a posto l'interiore, escono dalla pancia. Ah, infatti mi dà una certa sicurezza, no? Come affronta le cose. Ok, Werther, sgusci dall'altra parte del cunicolo. L'ambiente si apre. Superi la montagnetta di detriti che c'è anche da questo lato, ma questa volta è in discesa, quindi scendi senza troppi problemi, e prosegui in un corridoio che diventa sempre più buio, perché hai soltanto un pochino di luce che filtra dallo spiraglio alle tue spalle. Andando un attimino un paio di metri a tentoni nel buio che si fa buio e soprattutto tu non ti sei ancora abituato, quindi per il momento è veramente tutto nero, arrivi a un punto che riesci a capire essere un bivio. Quindi dalla strada dove vieni tu, gira a sinistra o gira a destra. Cosa fai? Aspetta. Tu non hai fonti di luce, giusto? Volendo posso dare fuoco a una freccia incendiaria e tenerla come torcia. Se hai un acciarino, e penso proprio di sì. Ho l'acciarino, sì. Allora, aspetta, vado a destra. Sempre a destra, Cribio. Ok, vai, deciso, vuoi fare qualcosa, stai attento a qualcosa in particolare? Ah, diciamo che decido di uno, non correre, due, non saltellare in giro, ma vado abbastanza guardingo, appoggiando i piedi in modo più leggero possibile, in modo tale che se c'è qualcosa per terra che potrebbe scattare e farmi del male fisico, mi piacerebbe accorgermene prima. Ok. Ne vado molto schiscio. Mi fai una prova di intelligenza, indagare, investigare, non mi ricordo mai com'è in italiano. Forse indagare. Indagare. Che serve per trovare le trappole, i passaggi segreti, appunto. Spieghiamo la chat. Vabbè, ho fatto 9, cioè, capito? Ok. Vedo che è buio. Tu cerchi di stare più attento possibile, ma appunto è molto buio, quindi fai quello che riesci, insomma. Ma c'è una buona notizia. Cammini rasente alla parete, facendo più attenzione possibile, e a un certo punto inizialmente ti sembra che ti stai abituando al buio, cominci a intravedere effettivamente l'ambiente in cui ti muovi. Poi capisci che in realtà l'ambiente si sta riaprendo nuovamente, c'è una fonte di luce, potresti tirare un sospiro di sollievo nel vedere che sono i tuoi compagni, e tu sei, come avevi supposto, all'inizio del ponte, ma dal lato opposto. Quindi sei sopra, gli stai passando praticamente sopra. Vedi Rune che sta attraversando in questo momento sotto di te il ponte, lo sta superando. Vedi Cassandra, probabilmente più avanti. Cassandra non la vedi nemmeno, ma vedi la luce che emanava la sua ascia, che gira l'angolo, quindi capisci che lei è andata avanti. E vedi Reyrak pochi passi dietro, che anche lui sta per girare l'angolo. Voi non lo vedete. Forse se... No, per il momento no. Quando camminerai sul ponte, essendo di legno, uno potrebbe sentire il legno che scricchiola così, ma in questo momento sono passettini di halfling sulla roccia, quindi impercettibili. Ok. Cerco di attirare la loro attenzione. Ci sarà un sasso per sì, terra, un sassolino. Cioè, prendere un sassolino. Tutta la frana di prima. E lo tiro a Reyrak, gli tiro un sassolino. Ma forte, perché non so se ci arrivo, quindi. Ok. Guardo sopra. Lo vedi, tu hai scura visione.
io gli faccio ciao con la manina. Tutta e sanguinata. Sì, sanguinata. E gli faccio segno che io continuo per di qua. Vi faccio segno nella mia direzione o nell'altra? Eh no, nella tua, perché sono arrivato da di là e quindi io continuo sul ponte e vado dall'altra parte. Ehi, ecco. Tipo, hai fatti AI, ma poi magari fai 20 e lo aspettiamo. Tu vedi chiaramente il labiale di Vetter e no. No. E no. Di là. Okay. Sarebbe stato un 20 assolutamente ben investito. Ok. Gruppo praticamente virtualmente riunito. Ci riuniamo, direi. Cosa fate? Eh sì. Rayak, Cassandra e Rune, praticamente. Se lui è su, cerchiamo di raggiungerlo. Direi di sì, l'ho visto. In teoria dovrebbe camminare nella nostra direzione. Sì, ma non torniamo indietro da quella parte, perché direi che non è il caso. Lo faccio così con la schiena. Non è il caso. Proviamo a salire da qua. E indico, tipo, se c'è la parte... Ricordo che l'altra volta avevi detto che volendo noi, scavalcando, cioè cercando di arrivare su, potevamo arrivare sul ponte scalando. Sì, sì. Una prova di atletica. E quindi gli faccio segno. D'accordo, ma tu ce la fai? Io no. Ovviamente. Io guardo Rayrak. Intendevo... Ah, che... Perché certo, tu non dovresti farcela, ti diamo una mano. Certo che ce la faccio. Ah. Rayrak, mettiti d'impegno che ce la puoi fare anche tu. Ora, probabilmente non si nota grazie alla mia incredibile possanza fisica, ma quei 120-150 kg li peso. Quindi... E se ti aiutassimo io e Cassandra, saliamo prima io e Cassandra, ti lanciamo una corda e ti tiriamo su? Allora sono sicuro di essere in grado di farlo. Molto bene. Ah, ok. Vuoi che vada avanti io? No, posso farcela. Vado davanti io. E prego. Mi avvicino verso la parete. Ok, quindi Cassandra, tu stavi entrando nella stanza successiva dove veniva il suono delle cascate. Sei fermata e ti sei riavvicinata ai R1, no? Sì. E siete in prossimità del ponte, ok. Vetter, mi fai una prova di percezione? Mostriamola. 18. In chat. Perfetto. Allora, ti dico... in realtà questa mia richiesta è parzialmente sbagliata, nel senso avrei dovuto fatela fare prima, però mini flashback o tiro retroattivo. Sai che quando hai scelto il bivio e sei andato a destra, un po' è stato l'istinto, un po' forse l'emozione, l'adrenalina non ti è ancora scesa, quindi non ci hai dato sufficientemente peso, attenzione, ma adesso cominci a metabolizzare l'informazione. Hai sentito suoni da sinistra, un po' di suoni, un po' di gente che fa cose, quindi cose che si muovono, voci, non hai capito cosa si dicevano, non hai prestato attenzione, hai sentito che facevano qualcosa, sapevi che c'era del movimento e hai detto, bene, vado di là. Detto questo, chi vuole cercare di salire sul ponte, quindi scalando? Ah, io? Sono la prima, assolutamente. Vai. Prova di atletica. Ok, 13. Un pochino di fatica la fai, però riesci a mettere il piede giusto da una parte e dall'altra, a salire quel tanto che basta, per cui a un certo punto allunghi il braccio, tocchi praticamente la pavimentazione di legno del ponte e a quel punto soltanto un issarsi sopra, aiutandosi con quel poco di parapetto che c'è, e sei sul ponte. E vedi dall'altra parte il buon Vetter che tu ancora non avevi visto. Sotto di te, Cassandra e Eirik. Niente, la seguo. In realtà io, per aiutare sia Cassandra che Rayrak, vorrei srotolare la mia corda e cercare di aiutarli eventualmente. Appena in tempo. Cassandra, puoi ritirare perché ti dà vantaggio la corda. Ok, grazie. Ottimo. Ah. Afferro al volo. Ok.
e va decisamente meglio, ma non lo ammetterò mai. Fai per scalare, cerchi di mettere i piedi dove li ha messi prima di te Reune, ma la roccia a un certo punto cede, ti sta per scivolare giù un piede, ma proprio in quel momento ti accorgi che a fianco a te è stata buttata una corda, ti afferri, l'afferri, ti aiuti con quella, e a quel punto salire sul ponte diventa molto più facile. E sei su. Peirak, una corda, sono due donzelle sopra il ponte, e Rapunzel al contrario. Mi sputo sulle mani, prendo la corda, mi pianto bene con i piedi sulla parete di roccia e inizio la mia scalata, lenta ma inesorabile. Ok, perfetto. Fammi una prova di atletica con vantaggio. Ok. Non senza un po' di imprecazioni naniche, però un passo dopo l'altro. La parte più difficile poi è catapultarsi sopra al ponte una volta che l'hai raggiunto, però con un sonoro tonfo sei sopra a un certo punto. Trema un attimino il ponte perché non è che sia proprio a norma, ma siete tutti su. Riarrotolo la corda, visto Reirak, ce l'abbiamo fatta tutti. Grazie. E la metto via. Beh, a te puoi ricongiungerti al gruppo se vuoi. Sì, io con una tranquillità che mi contraddistingue attraverso il ponte proprio. Perfetto. Dove volete proseguire? Da dove viene Werther? O dove prosegue il ponte? Quindi Werther a sinistra, ponte a destra. Hai visto qualche cosa mentre venivi in qua? Visto, allora, sentito. Vedere non ho visto niente perché è veramente buio di là, però ho sentito che c'era della gente che faceva robe, quindi forse è il caso di andare di là, dalla parte completamente opposta. Io devo comunque pensare a mio cugino, che immagino sia dove c'è gente. No, secondo me, ma poi tuo cugino, se uno come te, non lo tengono insieme agli altri, lo terranno dall'altra parte, te lo dico io. Possiamo provare. C'è da fidarsi? Che tipo di rumore hai sentito, Werther? Ma rumore di cose che... Non so, c'è gente che spostava cose... Sì, passi, suoni, non è male, di gente c'è che gente cose. Che parlava, ma molto lontano, proprio in sottofondo, proprio... Ok. Non vorrei che magari di là ci sono i dormitori, che ne sai, magari di là ci sono i dormitori, noi entriamo, buonasera! Sono 46 goblin, poi è un casino, magari il cugino di... lo tengono dall'altra parte, perché non lo tengono magari nel dormitorio, lo tengono di là, magari ci sono due guardie, cioè due contro 46 è meglio due. Qua tutto molto avremmo almeno potuto affacciarci per vedere, non dico tanto, cioè uno si sporge, vede e poi se ne va, no? Per avere un'idea. Allora, guarda, ti spiego cosa devi fare. Devi fare tutto il ponte, poi arrivi a un bivio. Al bivio vai a destra e vai a vedere cosa c'è. Poi per tornare indietro rifai e ci vieni a dire cosa c'è. Guardo. Vabbè, gli altri. Muoviamoci. Direi controlliamo questa direzione, indicando verso il rumore dell'acqua che scorre, direi. E poi in caso andiamo avanti. Dite che può aver senso? Per me va bene. Cioè, no, aspetta, vuoi tornare indietro da dove arriva, da dove è sbucato l'Halfling? No, dall'altra parte. Ah, ok. Vuole proseguire. Prima dall'altra parte. Va e bene, poi va bene, sì, proseguiamo, sì. Ok. Proseguite. E dopo poco, dopo il ponte, c'è l'ennesimo corridoio un po' claustrofobico di roccia. Dopo poco gira verso sinistra e si apre in un ambiente molto grosso, il più grosso che avete visto fino a qua. E notate tutti due cose, due grossi... chiamiamoli due grosse dighe, ok? Sono proprio dei massi, dei grossi sassi che fanno un muro, di cui dietro cadono due cascate e riempiono quelle che immaginate essere due specie di piscine. E una di queste, sul lato sinistro, sfocia in un fiumiciattolo, cioè l'acqua sborda e forma questo fiumiciattolo che esce dalla grotta, quindi cominciate un po' a orientarvi. Cassandra, noti una terza cosa. Ovviamente c'è altro da scoprire poi, volendo, in questo ambiente. Tutti voi vedete che ci sono due grossi ammassi di sassi, cioè dei punti dove ci sono ammassate un sacco di rocce.
X motivi, ha una buona altezza, saranno 2 metri comunque di cumuli di rocce e di sassi. E poi la stanza prosegue. E sulla destra, in fondo, sembra curvare. Forse c'è addirittura un'altra scalinata, dovete avvicinarvi un po'. Cassandra, tu noti che anche sulla vostra sinistra c'è una scalinata piccolina. Sembra una scalinata assolutamente naturale. Un po' familiare. Per buona parte l'avevi già percorsa. Ah, sì? Sì. La faccio notare agli altri. Ok. Quindi tutti siete consapevoli che vi siete arrampicati su un ponte che facevate 2 gradini ed eravate nello stesso punto. Ma vabbè. Io un po', allora, io un po' c'ero arrivato. Moto, ma io però... c'ero arrivato, ma prima ancora di io un po' prova. C'ero arrivato e quindi ho detto però voglio vedere dove voglio andare a parare perché non... un po' di moto fa sempre bene. Dai, no, io li guardo proprio con fare molto... Diamo retta... Beh, no, i vostri piani sono eccellenti. Niente da ridire. Allora, signorina, lancio un sasso e poi me ne vado. E poi nascondo la mano. Potevamo far abbaiare l'halfling. Ma secondo te, ma se io abbaio sembro uno di quei lupi là da 120 kg, sembro un cazzo di pechinese se abbaio io. Ci saranno i pechinesi a Neverwinter, sì, una razza proprio tipica. I pechinesi di Neverwinter. Razza tipica di pechinese, sono dei sono di pechinesi qui, ma con le orecchie da pesce. Cioè, vabbè, quindi adesso dove vogliamo andare? Se da quella scala lì si ritorna indietro, andiamo all'altra scala, mi sembra ovvio, no? Beh, sì. Ma che bel lavoro che hanno fatto qua, che hanno fatto tutte le dighe. Va, dai, bravi, andiamo, sono. Insomma. Io mi metto di nuovo davanti con l'ascia illuminata. Cioè, andiamo. Va bene, allora andiamo, però madonna, siete sempre agitati, io non... Non lo so, prima c'è chi frana da un buco, poi chi si fa tirare giù tutta la collina addosso. Vorrei vedere serissima. Te. Oh, vorrei vedere te. Io ho saltato la frana. Ora cerchiamo di andare avanti e non mangiarci la faccia a vicenda, per favore. Stiamo solo perdendo tempo, infatti. Ha ragione, state perdendo tempo, dobbiamo andare avanti. Prosegui. Vai avanti, halfling, ti copro le spalle. Ma io non ci vedo il buio. Cioè, lascia con la luce, non ci provare. E proseguo. E non dico nient'altro e seguo Cassandra. Ok, quindi Cassandra apri pista, Rune. Mm-hmm. Dopodiché? Beh, io chiudo come il solito, quindi... vado io. Eirak, Vetter, ok. Arrivate alla scalinata. Fatemi una prova di percezione. Almeno Cassandra e Rune. No, beh, fatemela tutti, anche perché Eirak tu avresti vantaggio. 22. Ottimo. Quindi ho vantaggio? Sì, hai vantaggio, vantaggio. Perché sei nano. 8. 12. Ancora 8. Va bene, non ti preoccupare. Meglio adesso che dopo. O no? Oh, ok. Allora, Cassandra e Eirak... Cassandra, boh, forse per il gusto estetico o perché ci fa particolare attenzione, si concentra un attimo. Eirak, perché quando si tratta di lavorare la roccia hai un occhio abbastanza esperto. Questa non è una scala naturale, non sono 2 sassi posizionati in modo strategico che un piede via l'altro e sali. Questa è una scala lavorata in maniera molto rozza, proprio appicconate, ignoranti, ma qualcuno qui ha voluto che ci fosse una scala, una scalinata di 5-6 gradini, poca roba, che porta nell'ambiente successivo, leggermente rialzato, da cui proviene più di una voce. 2 voci riuscite a sentire. Una che dice qualcosa, però non state prestando attenzione, sentite soltanto una voce profonda e gutturale, ma non cogliete cosa dice. E poi un lamento. Che fate? Al di là di capire cosa dica, cioè, quindi non riusciamo neanche a capire in che lingua stia parlando? No, potrebbe essere comune. Potrebbe aver parlato in comune. Non hai semplicemente ascoltato, è stata una frase molto breve e poi seguita da un lamento e non hai... Immagino che la voce gutturale non derivi da un goblin. No, è molto profonda. Okay. Molto difficilmente un goblin può avere una voce così piena. Lui sarebbe in grado di riconoscere la voce del cugino nonostante il casino? Infatti. Beh, sì. Potrebbe essere lui o no?
No. Da quello che... No, okay. No, non è la voce di Gundai. Ma è proprio completamente diversa, cioè non è neanche la voce non di un proprio... nano o di un uomo, okay. Cioè sarebbe un uomo con la voce estremamente roca. Ok. Io intanto nel dubbio alzo una mano e faccio un cenno come per dire rallentate. Rallento. Ok. Avete sentito? No. Poco. C'è qualcuno? Invece era ovvio che ci sarebbe stato qualcuno. Non un goblin. Allora... E se non è un goblin, allora potrebbe essere o tuo cugino o l'umano che si sono portati via, che dicevano che forse hanno mangiato, ma magari non l'hanno mangiato. L'hai sentito il lamento? Si stava lamentando, no? No, io non ho sentito un cazzo, eravate davanti voi, sto facendo delle ipotesi. Reyrak, tu l'hai sentito, no? Ho sentito un lamento, sì. Allora, se si stava lamentando, magari è qualcuno che ha bisogno del vostro aiuto. Del nostro. O magari era qualcuno che si lamentava con i goblin perché stanno facendo un pessimo lavoro. C'è modo di avvicinarsi senza far rumore per sentire meglio? Una prova di furtività per salire qualche per mandare l'halfling. Sono la persona meno furtiva di questo mondo, infatti faccio 7. Ecco. Ecco, qui dobbiamo far tutto noi. Salendo le scale si sente questo rumore. Allora. Ti giuro, se il rumore è così urlo, è pronto il pranzo. Totale. Allora, aspetta che devo pensarmelo un attimo. Scherzo. Stavo scherzando. No, no, ce l'ho, ce l'ho. Allora. Scherzo. Sali. Ce l'ho. Sali un paio di gradini. Anzi, comincio un attimo a studiarmela meglio. Sali un paio di gradini e la situazione comincia a farsi leggermente più chiara. Cominci di nuovo a sentire la voce, le voci, anzi, ma ti rendi immediatamente conto che non è perché ti sei avvicinata. Nel senso, la voce è veramente tonante, l'avresti sentita anche da dove stavi prima. Infatti, anche i tuoi compagni sentono. Sentite tutti discretamente un... Anche questo fa schifo! Maledetto! Un colpo, anche, o di nuovo un piagnucolare. Oh! E poi un tonfo a terra. Qualcosa che si muove, come qualcosa che si agita velocemente sul pavimento. E una voce che si lamenta di nuovo. A voce... molto piena, dice, maledetti goblin, ci sarà stato qualcosa di decente su quel carro. Ok. Ce lo sapevo che ci inculavano il carro, porca. Ma quella troia. Subito dopo, la stessa voce dice, aspettate, cos'è stato? Cos'è quella luce? Perché Cassandra si è salita, sneaky sneaky, ma forse mentre stavi ascoltando, forse ti sei distratta, un pezzo dell'ascia esce dalla copertura e un filo di luce squarcia l'oscurità davanti a te. La nascondi subito, ma è stato visto. Qualcuno uccida Cassandra per me, per favore. È fallito. Mi ritiro immediatamente, tipo alla roccia, così con l'ascia. Ci sono. La risolvo io, male che vada cambiamo scheda. Ok. Passo davanti a tutti. Faccio tutte le scale, mi paleso nella stanza, okay, come se fosse casa mia, e dicendo, oh, buonasera, finalmente vi ho trovati! Ok, perfetto. Non ce l'ho una musica del genere, vediamo. Cosa posso mettere? Halfling morto, non c'è. Se cerco su Google cosa esce. Sali le scale, così, spavaldo. E ti trovi davanti una scena piuttosto chiara, piuttosto eloquente. C'è quello che ma sì, sono abbastanza comuni. Quello che riconosci essere un bugbear seduto su una grossa sedia, trono di qualche tipo, scavato nella roccia, un po' così, messo insieme un po' con lo sputo, con a fianco un grosso lupo che lo sta accarezzando,
Ai suoi piedi c'è un goblin che si tiene il fianco, probabilmente si è appena preso un calcio, e un altro goblin un po' più in là che sta ravanando in mezzo a delle casse. L'ambiente è molto ampio e al centro della stanza c'è una piccola brace spenta ma che ancora sfrigola. Ovviamente tutti si zittiscono, anche il goblin che sta piagnucolando si zittisce, comincia a guardare nella tua direzione, tutti hanno gli occhi sgranati. E il bugbear smette di accarezzare il lupo, ti guarda, e tu chi saresti? Allora, buonasera. Allora, mi avevano detto, io sono venuto qui perché mi hanno detto che voi avevate delle problematiche, allora, ho saputo. Allora, le spiego un attimo come funziona. Con i miei sottoposti, noi stavamo facendo un viaggio, abbiamo trovato dei cavalli morti, un carretto rovesciato e un goblin, credo sia, che forse è dei vostri, il signor Timmy. Signor Timmy ha detto, se voi andate là, abbiamo dei problemi, stiamo cercando della gente che ci risolva questi problemi. Allora ho detto, ma perché no? Due soldi magari fanno sempre comodo, un posto tranquillo dove passare la notte. E allora siamo venuti qua, ci hanno detto che avevate bisogno di aiuto e noi siamo arrivati. Io non capisco. Quindi, secondo te, Clark dovrebbe conoscere a memoria i nomi di questi schifosissimi goblin? No, vabbè, ma quello chi se ne frega, ma anche secondo me quello lì era un patacca, però nel senso, ci hanno mandato... Non mi interessa. Come non quello che mi interessa è perché non dovresti diventare la mia cena immediatamente. Allora, prima di tutto, moderiamo i termini, che io sono un professionista, sono qua per lavorare, perché se non servono i nostri servizi noi andiamo via, eh. Secondo luogo, l'hai mangiato un halfling, ma che facciamo schifo, abbiamo una... proprio la cosa proprio che non ci laviamo neanche tanto, proprio una coppia, non c'è neanche le scarpe, quindi si immagini. Clark ha mangiato degli halfling e sono buoni. Dipende. Ha mai mangiato degli elfi costieri? Perché io sono un elfo costiero, eh. Siamo salati, ma proprio che... Dove sono i tuoi compagni? Ah, sono dietro, perché io comunque preferisco, siccome sono io il capo, però se vuole glieli chiamo. Però... Uscite subito! Sono proprio dei ragazzi intelligenti, io glielo dico. E si rimette ad accarezzare il lupo. Il lupo non è come quelli che... questo è proprio lupo lupone. Lupo lupone? Uscita allo scoperto. Lupo de lupis, ok. Io sto tipo muta, guardo gli altri scuotendo la testa e stringendo l'ascia. Secondo di tentennamento viene subito... come si può dire, accentuato da un SUBITO! E capite che non avete molto tempo di sta qua a riflettere. Avanzo e mi metto accanto al buon Werther. Dopo aver fatto, se possibile, un piccolo incantesimo, sempre con taumaturgia, voglio rendere i miei occhi infuocati. Ok, certo, va bene. Cassandra è un... Io vedo che Reyrak va avanti in questo modo e mi impettisco, dato che mi fa male la schiena, e mi metto di fianco a Reyrak, piuttosto decisa. Cassandra, che fake fai? It, you make it. Sospiro. A questo punto levo qualunque cosa stesse coprendo l'ascia piena di luce. E andiamo. E avanzo. Ok. Ovviamente, io lo dico così per sguinzagliare un po' la chat. Werther ha vuotato il sacco, ma non ha mai detto quanti eravate. Quindi uno sarebbe potuto rimanere indietro, e una volta che ne uscivano due. Però avete deciso di rimanere uniti, è una decisione anche questa. Il bugbear si rimette meglio sul suo trono raffazzonato e comincia ad accarezzare il lupo che, man mano che uscite, comincia a grignare i denti e ringhiare nella vostra direzione. Bene, bene. Che strano gruppo. Cosa ci fate nella mia grotta?
Allora, come le stavo appunto dicendo prima, basta cazzate da Halfling. Allora, sinceramente, il suo comportamento nei confronti mio e dei miei colleghi mi sta un po' indisponendo. Perché, come dicevo, se non servono i nostri servizi, noi andiamo. Non abbiamo tempo da perdere. C'hai cose lì, non mi sembra che facciano un qui lavoro fatto bene. Qui nessuno entra e soprattutto nessuno esce se Clark non dice che può. Voi siete entrati e Clark non ha detto che voi può. Quindi c'era voi adesso spiegate. Aperta. C'era la porta aperta, non c'era nessuno, noi siamo entrati. Ci hanno detto vai nella grotta, non c'era nessuno. E i miei goblin di guardia? E i miei cani di guardia? Oh, non so, non abbiamo trovato niente. Siamo venuti giù dritti, abbiamo seguito, ci hanno detto segui il fiume Chartron, non abbiamo seguito dentro, siamo venuti dentro. Controllo cosa? Io ho una domanda poi, Allora. Ok. Premio l'audacia di Vetter. Quando dici così, non ti faccio neanche fare una prova di agire, perché mi piace il filone. Il bugbear, che ovviamente si chiama Clark, si è capito, cioè parla di sé in terza persona, perché è un tantino egocentrico, si è colta questa cosa. Fa un attimo di facepalm, e è come se pensasse fra sé e sé, dice, deve essere quel maledetto di Yimik, di nuovo. Potrei avere un lavoro per voi. Voi aiutate Clark e Clark non vi mangia. Di sì, cosa hai bisogno? Si può fare. Cioè... I goblin. Guarda uno dei goblin che è vicino, che immediatamente si ritrae perché sa che sta per arrivargli un calcio. Sono stupide bestie, facilmente soggiogabili. Mai all'altezza dei lupi. E se Yimik ha messo le mani sui miei lupi, è un problema. Yimik è un goblin. Yimik il giallo lo chiamano, perché ha una carnagione da goblin malaticcio, persino più disgustoso degli altri. E sta facendo un piccolo gruppo di dissidenti. Pensa che Clark non lo sappia, ma Clark sa tutto. Voi mi portate Yimik vivo e io vi lascio andare vivi, persino con un premio. Voi mi portate Yimik morto e io vi lascio andare e basta. Questa è l'offerta di Clark. Dove possiamo trovare questo ragazzo giallo? È qui nella grotta, da qualche parte, sarà nella topaia dove stanno i goblin. Oh, va bene, se dobbiamo fare solo questo, andiamo a prenderlo e glielo portiamo. Per sicurezza, se ci vuole dare questo goblin che è qua con lei, in modo tale che vedono che è con noi, si sa mai prima che ci saltano tutti addosso, poi dobbiamo ammazzare tutti, non abbiamo voglia. Se per sicurezza, almeno lui gli dice agli altri che facciamo finta di essere degli ispettori edili, Cosa dovrebbe dire il goblin? E di non saltarci addosso, che abbiamo il permesso di entrare dentro, non si sa mai, siccome noi non abbiamo visto possiamo nessuno. Possiamo usare il tuo nome con gli altri? Certo. Bene. Il nome di Clark è importante. Mm-hmm. Clark è capo tribù. E il grande Clark che cosa ci dà in cambio, oltre la libertà? Cosa volete? Un goblin? Ne abbiamo avuti abbastanza. Un nano. Un nano? O un uomo? Clark non ha un nano. Clark però ha un uomo. Clark vogliamo si domanda come fate a saperlo. Non lo sappiamo, vogliamo un uomo. Clark non discute, voi portatemi Yimik vivo e Clark vi dà uomo. Voi portate Yimik morto, Clark non vi dà uomo, ma vi lascia vivi. Clark
capo tribù di Paola. L'uomo ci serve vivo. Clag non ha ucciso uomo, okay. Ma Clag non sa nemmeno se uomo è ancora vivo. Clag non si prende responsabilità. E allora sarebbe il caso che noi ci muoviamo, gli diamo a prendere il giallo, glielo portiamo e risolviamo il problema. Che dite? Che il signor Clark si vede che è un uomo impegnato, un bestia, impegnato e non ha tempo da perdere. Giusto, no? Immagino il signor Clark, giusto? Impegnatissimo. Clark impegnato. Infatti, lo dicevo io. E comincio a camminare all'indietro per uscire dalla sala. Tirando tipo loro per i vestiti. Andiamo. Mentre mi tira, dico, le porteremo il goblin. Voi io due, aspetto. Schifezze, indica i goblin. All'ingresso della grotta. Se il gruppo tenta di fuggire senza aver fatto l'incarico, fischiate. Clark saprà. I due goblin. Sì, sì. Padone Clark. Sì. Andate, andate, schifosi. E vi spintonano. Forza, al lavoro. Arrivederci, ci vediamo. Quarto d'ora torniamo indietro. Arrivederci. State camminando fianco a fianco a questi goblin che vi spingono da dietro, che andare avanti. Sono due. Ma perlomeno io sussurro di modo che gli altri, cioè che i goblin non sentano, ma chiedergli almeno di vederlo o di avere un'idea. Non sa neanche lui dove stia l'uomo. Allora, secondo me, se non sa dov'è, ce l'hanno lì in quel posto. Silenzio, schifezze! Camminare la vuoi! Ma infatti stiamo camminando, però un po' di educazione, siamo qua, allora... Camminare in silenzio! Camminare in silenzio, vabbè, dai, aspetta, andiamo là... Ma sti goblin fin dove ci scortano? Ti scortano praticamente guardo... fino al bivio della stanza dei due piscinoni. Poi vi spintonano verso il ponte e loro invece vanno a destra e pallottano fra di loro in goblinoide. E se ne vanno. Superato quel punto lì, se voi non gli dite fate niente, loro vanno per la loro strada. Oh no, che se ne vadano. Sì. Appena di svoltare l'angolo, uno dei due, quello che si è preso il calcio, si gira... Guarda Rune negli occhi e se ne va. Io per tutto il tempo l'ho fissato. Proprio. È piuttosto macio per essere un goblin. Un po' ti piace. Ma un po' ti piace? No! Stai tradendo Timmy, Rune. Dovevo dirlo. Un po' ti ricorda Timmy dicendo una lacrima. Allora. Quanta nostalgia. Allora, ascoltatemi bene. Quindi, se... Allora, abbiamo due soluzioni: o gli portiamo il goblin, quello lì giallo che vuole lui, o fomentiamo una rivolta di goblin che lo ammazzano loro. Proprio ce li portiamo tutti dietro, li facciamo sciamare dentro la stanza. Quello non potrà mica stare addosso. Cioè, un sacco di goblin. E una volta che l'abbiamo ammazzato, che i goblin l'hanno ammazzato, esattamente noi come scopriamo dove è l'uomo, visto che. L'uomo sarà sicuramente in quella stanza dove sentivo che arrivava rumore. Secondo me è lì. Ma non ne abbiamo idea. Vabbè. Sarebbe anche un idiota. Ti pare che ci manda nel posto dove c'è l'oggetto premio a prendere qualcosa? Cioè, noi potremmo tranquillamente scappare con l'uomo. Esatto, ma poi, cioè, ragazzi, l'ho aggirato in 2 secondi. A me sembra non abbiamo che noi... parlato con un genio, chiaramente. Certo. Mi sembra che comunque gli stiamo facendo un favore. Sì, e non so quanto voglio fare un favore a una creatura del genere. Comunque, mio cugino non ne ha sentito parlare, probabilmente, visto che dice di non avere un nano. Vediamo ce di l'aveva fare... L'aveva detto Timmy, vi ricordate? Aveva parlato di Clark, il capo tribù. Sì. E aveva anche detto che fossero stati consegnati a qualcun altro e che l'uomo se lo fossero tenuti, quindi noi questo lo sapevamo. Solo che io mi aspettavo un goblin gigante, dico la verità. Un grosso e brutto goblin. Uno bugbear sono più o meno goblin giganti pelosi, quindi ci siamo. Quindi anche perché come facciamo a convincere un goblin che sta già fomentando una rivolta a seguirci
dal capo tribù. Non lo devi convincere, gli dai una botta in testa, lo leghi e lo trascini. Certo, con tutti gli altri goblin intorno che ci attaccano, mi sembra un'ottima idea. Oppure potremmo dargli una moneta. Ragazzi. A uno. I goblin. E promettere agli altri che gliene daremo altre. O li minacciamo col nome di Clark. Adesso vi impietosite per i goblin. Scusatemi, avevamo Timmy e lo abbiamo lasciato andare quando avevo anche proposto. E adesso vogliamo salvare i goblin? No, io in realtà volevo fomentare una rivolta perché così si ammazzano tra di loro. Sai cosa insomma, me ne frega me? Comunque, poveri, mi sembrano soggiogati da quel povero tipo. Più che soggiogati, gli dà un sacco di botte. Qui vince chi dà le botte più forti, mi pare evidente. Funziona abbastanza così nei Pelle Verde, da quanto io sappia, eh? Va bene. E vada per la rivolta. Certo, se la rivolta è fatta da tre goblin, siamo morti, però perché no? Andiamo a vedere quanti sono, intanto. Tre, siamo sicuri. Andiamo. Che sono tre, che... sono tre, poi altri due della stanza sono cinque. Già sono cinque, comunque. Cioè, ne troviamo altri sei o sette, fatta. Bene, bene. Ma vogliamo andare a vedere dov'è questo tizio, comunque, in caso? Beh... Cioè... Passiamo il ponte e vi faccio strada verso l'altra stanza che ho visto. Prego, andiamo. Nel mentre state camminando, vi siete fermati? Penso che ci fossimo fermati prima del ponte per decidere appunto cosa decidere. Sì. Per decidere cosa decidere. Esatto. Perfetto. Vabbè, in questa inception di decisioni. Per adesso proseguite, state camminando sopra il ponte. Sì. Ok. Sì. Andate, seguite. A un certo punto avete camminato per un po', dopo il ponte il corridoio gira verso sinistra, non ci sono altri sbocchi. A un certo punto c'è una strada che gira verso sinistra e il corridoio invece che prosegue. Verte, potresti più o meno con un po' di fatica orientarti, però hai visto tutto questo molto al buio, adesso invece avete un po' di luce, quindi è tutto un po' complicato, come quando vedi una strada di notte dopo averla sempre fatta di giorno e non ti torna bene. Però sapete che non potete aver sbagliato strada perché non ce ne erano letteralmente altre. E a guidarvi è appunto questo suono, questi suoni di movimenti, di cose che si spostano, di diversi, quando vi avvicinate abbastanza anche di russare se vogliamo. E a un certo punto l'ambiente comincia ad allargarsi, siete in una stanza... più o meno delle dimensioni di quella dove c'era Clark, ad esempio, ma su due piani, all'interno della stessa stanza, quindi c'è un grosso ambiente iniziale pieno di tende, un falò spento, un po' di casse in giro, un po' di sacchi, immondizia e soprattutto goblin sdraiati che dormono, si rigirano, fanno suoni corporei che non descriveremo ulteriormente. Russano come dei maledetti. Una scalinata che sale, una parte rialzata di un 5-6 metri, anche questa più o meno l'altezza del ponte, con un altro goblin seduto, spalle a una roccia, e un uomo seduto, spalle all'altra roccia, con gli occhi chiusi. Non sapete se è svenuto o cosa. E nella sua frase ingenua, Werther ci aveva preso. Siete nel dormitorio dei goblin. E siccome il tempo è passato, fuori il sole è tramontato da mo', e questi stanno sonnecchiando. Ma soprattutto hanno l'uomo? C'è un uomo. È lontano rispetto a voi, una decina di metri buono, perché l'ambiente appunto è molto ampio e molto buio soprattutto. Però c'è un uomo, facile da distinguere in mezzo a... In tutto contate 6 goblin. 5 sdraiati al piano di sotto, uno al piano di sopra. Io penserei. Ma che bello, sembra di essere a casa. Cercando di non svegliarli e di arrivare all'uomo? Io avanzerei. Se si svegliano, diciamo che... Clark ci ha mandato per parlare con l'uomo tramite magiche parole. Immagino che lui, essendo amico di mio cugino, sappia il nanico. Non credo loro lo sanno.
Va bene, è una buona idea. Avanziamo. Spero per voi che mi facciate una prova di furtività per camminare in mezzo ai goblin addormentati. E io che pensavo di correre. Bella idea. Era ovviamente una triste battuta mentre comincia a camminare piano. Ecco, appunto. Ho fatto perché peggio di te. Com'è la mia scheda? Cazzo, meno male che ho più 7, regà. Meno male che ho più 7. Per questo ho detto, camminiamo e basta. Perché sì, tanto io non faccio, non se faccio non piano. Se non è 8 è 9? Se non è 8 è 9? Dannazione. È un fottuto disastro. Non va c'è bene, un bene passo che riuscite a fare che sia silenzioso, forse verte, perché comunque è leggerino, quindi anche se cozza con qualcosa, ma tutti voi o sbattete contro un barile, o pestate, o smuovete dei sassi, o inciampate in un goblin che non avevate visto, fate un casino pazzesco, al punto che a un certo punto uno dei goblin, classica scena da film Disney, il goblin a cui andate addosso si sveglia, sbatte un attimo le palpebre e vi guarda. Aletta! E tutti che si alzano come dei pazzi. E gli tiro una schiaffo. Ok. La cattiveria al tipo che ha urlato allerta. Tiro per colpire. Ma come? Hai vantaggio perché è prono. Bene. Cosa ti tiro? La forza? Sì, sì, forza. Che non credo di avere... Sì. Quindi... Era troppo bello aver skippato un combattimento. Ok. Riesce a dargli... uno schiaffo, non ha il talento, quindi è 1 più forza. Quanto hai di forza? 3 quindi, danni. Fai danni, beh. E poi un bel manno rovescio, partono via dei denti di goblin, gli ultimi che avevo, ovviamente. E però... continuo la frase con... Clark ci manda! Ok, c'è stato un secondo di panico all'interno del... del dormitorio in cui tutti si alzavano e in qualche modo sbattevano fra di loro. Poi dite questa cosa, la scena si congela nuovamente e da sopra di voi una voce: Clark non ha potere qui. Qui domina Yimik il giallo. E questo goblin, un goblin normalissimo, però dalla cannagione più che verde giallognola effettivamente, si erge da sopra, dal piano rialzato, e vedete tutti distintamente che anche l'uomo a fianco a lui sta osservando la scena. Evidentemente non era addormentato, era tipo molto spossato, con gli occhi chiusi, non si sa, ma in questo momento vi sta guardando. Ha uno sguardo molto stupito. C'è modo di riconoscere da, non lo so, abbigliamento, qualcosa, cioè di capire se sia il cavaliere che conosco? Altro che... Puoi farmi una prova di... tu chi conosci? È Sildar, il cavaliere che in teoria stava col nano, no? Ok, nessuna prova, è Sildar. Lo okay riconosci. In questo uomo è, mai... ah, è legato. No, non è allora... legato. Non è legato? Non è legato. È appoggiato a una roccia, seduto, non vedete corde, poi non sapete se è ammanettato. Ok. Ma sembra però... che stia bene? Tipo è ferito? No, non sembra che stia bene. È molto emaciato, è molto sbattuto, si vede che è molto provato. Si vede che non è lì seduto perché aveva voglia di star seduto, ma perché farebbe fatica a stare in piedi, che ne ha prese tante. Il classico rivolo di sangue, botte sul viso. E non è sicuramente nella situazione di poter gestire 6 goblin da solo. Però è vivo. È vivo e vigile. Cioè vi sta guardando. Quindi appunto lui e il goblin giallo sono al piano di sopra. Sì, esatto. Okay. Yimik ovviamente vi sta parlando con un braccio allungato verso la sorgenza, verso di voi, in cui ha in mano la classica scimitarra goblin. Cosa rispondete? Io faccio un passo avanti e guardo gli altri fulminandoli. Clark sa che voi siete un capo degno di rispetto. Finalmente lo ha capito. Ha mandato noi a dirvelo. Come suoi rappresentanti. Io ho il tratto caratteriale che faccio sentire figo chiunque sia il mio interlocutore. Ok, figo.
Fammi una prova di ingannare a questo punto. Ti do allora, ti do ispirazione. Okay. Significa che hai un vantaggio o una prova. Può essere questa, se ritieni che 14 potrebbe non essere abbastanza, o una successiva. Io non te lo posso dire prima di dirti il risultato. Cioè... Allora, mi tengo il 14 per ora e mi tengo l'ispirazione okay. per dopo, va? Ricordati che ce l'hai. Me la rischio, me la segno. 14 è abbastanza buono, comunque. Quindi... Capoclang fuggito? O cosa? Ora guardo gli altri. Allora no. Yimik sembra molto... Cioè si è fatto ancora più impettito. Capo Yimik. Senti come lo perculo. Capo Yimik non è fuggito. Infatti lui ha paura del tuo potere. Ha paura del tuo comando sui goblin. Perché sa che te sei un capo con le palle, capito? Quando dici così lui comincia... Ha paura! Ha paura! Tutti i goblin giù. Ha paura! Ha paura! Quindi... Secondo me, siccome lui in questo momento ha paura, è il momento migliore per sferrare un attacco e prenderti tutto quello che è tuo, tutta la caverna, tutta la tribù. Ha paura lui in questo momento, è lì seduto sul suo trono che trema come una pecora, capito? Voi siete di più, ci mettete niente a farlo fuori. Ottime! Ottime notizie! C'è solo... Un ultimo problema. Yimik non teme Clark. Clark grosso, peloso, puzzone. Ma il suo lupo squartatore ha squartato tanti goblin e Yimik non vuole certo essere uno di quei goblin. Yimik ha un problema. E voi lo risolverete. Ascolta, adesso io ho un modo per rendere inoffensivo il lupo. Ce l'ho. Qual è? E allora io, perché hai presente che nella caverna di prima c'erano altri tipi lupi più piccoli? Mm-hmm. Metto una mano dentro la giacca e tiro fuori una razione, sai, tipo carne secca. Sì, sì, razione da viaggio. Vedi, questa carne qua, io me la sono fatta fare a Neverwinter. Questa carne qua basta un piccolo morso e chiunque la mangia si addormenta. È incredibile. Ma funziona benissimo sugli animali. Voi andate lì, gliela cacciate in bocca al lupo. Magari uno di voi si prende una morsicata, ma basta che gliela metti in bocca e si addormenta subito. Così non avete più il problema del lupo. Pog! Uno dei goblin si gira, guarda Yimik. Vai a prendere uno dei lupi. Faremo una prova. Eh no, non si possono prendere. Perché non si possono prendere? Sono i lupi di Yimik adesso. Abbiamo già addormentati e uccisi. Ci vogliono almeno 2 giorni prima che si sveglino. Ma non si svegliano più perché sono morti. Fammi una prova di ingannare. Vediamo allora. se la beve o no. Perché non ho ingannare? Oh no! No, non ho ingannare come nelle abilità. Ah, ok. Inganno, scusa, inganno. Non l'ho trovato. Ah, ok. Dai, molto cazzo, vado su... Raga, vado su carisma, porca troia. 20! Gli ho venduto anche una batteria di pentole, dai! Cioè, nel senso... Yimik vi lascerà vivere! Yimik vuole essere un capo magnanimoso. In cambio della carne magica. Ne tiro fuori un altro pezzo, quindi ho 2 pezzi di carne in mano. Faccio le scale per portargliela. Non correndo, mi avvicino a lui e gliela porgo. Se la facendo anche un inchino con la testa proprio, L'annusa. Sta per mangiare. Non devi mangiare. Devi dare al cane. Sì. Bene. Siete liberi di andare. Avete reso un buon servizio. Yimik se lo ricorderà quando sarà re dei goblin. A proposito. Il re in giallo. Sì. A proposito.
siccome voi adesso dovete andare a fare quello che dovete fare, non è che il vostro prigioniero scappa, non è meglio che rimaniamo qua a tenervelo d'occhio? Non vorrei mai che scappasse. Così anche noi ci sediamo un attimo, ci riposiamo, che siamo un po' stanchi, io sono anche ferito. Tu mi piaci, piccolo halfling. Sei piccolo, sembri un po' un goblin da lontano nel buio. Beh, mia zia è di secondo grado. Tu puoi diventare membro Kragmau. Oh, sono proprio contento di questa offerta, accetto molto volentieri. Bene, adesso noi aguzzeremo le tue zanne e tu sarai uno di noi. E a quel punto potrai fare la guardia all'umano. E questi saranno i tuoi scagnozzi, servi, schiavi, quello che vuoi. E non... Ma adesso non possiamo farlo dopo, perché adesso... È possibile. Tutti i Kragmau devono avere le zanne aguzze. Ma io non ho le zanne, quindi non si può fare. Possiamo fare altro. Ti prende la faccia così. Andranno bene questi miseri denti. Farà malissimo. Sì, decisamente sì. E abbiamo fatto 30. Prendete un coltello. Og, prendi il coltello. Prendi quello. Capoimic. Al momento. Quello che usa Timmy, quello per pulirsi i denti. Prendi quello. Capoimic. Al momento Clark è spaventato da te. Ma ho sentito che sta chiamando degli alleati da molto lontano, ma potrebbero arrivare a breve. Sono lontani, ma potrebbero arrivare a breve. Li ha già chiamati, sicuramente stanno arrivando, non potete perdere tempo, dovete andare assolutamente, noi faremo la guardia. Ecco, fammi un ingannare e uniti da vantaggio. Vediamo quanto è riuscito a portarla avanti. No! Attenzione! Oh no! Gli aiuti da lontano potrebbero essere già più qui, vicini di quello che pensiamo. Forse Capo Clark ha diffuso la voce che gli alleati sono da lontano, ma in realtà sono vicinissimi. Potrebbero già essere qui. Gimmick è un capo astuto. Dobbiamo attaccare subito. Restate qua. E poi faremo quella cosa dei denti. Non vedo l'ora. Immagino. È una roba terribile, ma... All'attacco! Tutti all'attacco! E si fiondano nel corridoio. Scalpitio di goblin, rumori in lontananza. Silda che vi guarda. Sbigottito. Bene. Sbigottito, non sai neanche cosa dire. Nel momento in cui l'ultimo goblin fa due passi più in là, io guardo i miei compagni, muoviamo il culo. Via, via, adesso, veloci. Via. Veloci. Io prendo e vado su per le scale in modo tale da andare dall'uomo che stiamo cercando. Lui è lì, vi guarda, ti porge le mani, quando ti vede, vedi che sono legate, della corda normalissima, e anche i piedi. Io non so chi siate o come abbiate fatto, ma penso di dovervi dei grossi ringraziamenti. Se ora mi liberaste... Io prendo il coltello, quello che avevo trovato sui goblin, quello proprio che probabilmente è il suo, quindi lo libero e gli do il coltello in mano. Oh, non speravo di rivederlo, grazie. Vi chiederei chi siete, ma penso che in questo momento non ne abbiamo il tempo, non vanificherei il vostro astuto piano, quindi direi di andarcene da qui il prima possibile. Non sopporto veramente più questo fetore di goblin. Avete idea di dove abbiano portato il vostro compagno di viaggio? Sì, ho sentito dire qualcosa. Quando saremo fuori di qui
Esatto, attimo, non, non è qui, andiamo via, veloci, che se quelli tornano... Non è sicuramente non è che... corriamo. Allora. Hai bisogno di una mano per camminare? No, posso camminare... non credo di riuscire a correre senza perdere i sensi dopo poco, ma posso camminare da solo. Va benissimo. Il mio nome comunque è Sildratol Winter. E vi sono debitore. Vabbè, ne parliamo dopo. Andiamo? Fa un piccolo inchino, si tira in piedi un po' a fatica, prende una delle, delle spade goblin che sono rimaste lì intorno, la guarda, come per dire, meglio che niente, col suo coltello al fianco anche. Andiamo. E vi incamminate. E ci cammino. Fate la strada a ritroso. Siete sul ponte, ditemi se fate qualcosa di particolare nel No, mente. Io non voglio andare... domanda, quando, sì. Giusto per capire se... quando ho preso... Ah no, voi, loro non ci passano dal cunicolo, niente, cazzata, cancella. No, ci possono passare strisciando... No, ma non è il caso, facciamo prima saltare giù dal ponte, effettivamente. Ok. Noi sì. Vabbè, ma lui è anche ferito, come lo faccio strisciare nel cunicolo? Qua. Non so neanche quanto riesca a saltare giù da una parete. Male che vada, se lo caliamo viene... con la corda? Piuttosto, dobbiamo troppo lungo. Lo imbrachiamo? Troppo... minchia. Vabbè, gli fai un nodo attorno alla vita. Secondo me ci cattano. Io ve lo dico, lo facciamo saltare, se sviene, Rayrax lo carica in spalla e ce lo portiamo. Cioè, nel senso... Ci sto. Piuttosto... No, vabbè, non lo Va so. Va bene. Proviamo a scendere, allora. Ok, quindi volete saltare giù dal ponte, praticamente? Sì. A noi la vita ci fa schifo. Sono 6 metri. Non possiamo calarci con la corda? Sì, se fate un buon nodo, però poi la corda rimane lì. Vabbè. Sacrificheremo la mia corda, ragazzi. Okay. Piuttosto che cascare da 6 metri, che magari non abbiamo tanti punti vita. Sono 2 di 6 di danno. Io voto per la corda, inizio intanto a spiegare cose. No, beh, sono 2 di 6 di danno, se non mi fate, cioè se fallite una prova di atletica o acrobazia per calarvi giù, cioè non è che sono automatici. Se fate una buona prova vi calate giù e atterrate in qualche modo. Certo, conoscendoci facciamo il minimo e tutti morti. I 12. Io tutti intanto morti leggo cadendo. La corda. Neanche cadendo, buttandosi dal ponte, morti. Tiro fuori, la corda e con Cassandra, allora a questo punto cerchiamo di legarla e di... facciamo scendere. Ok, allora, chi lega la corda mi fa un tiro di rapidità di mano, per fare un buon nodo. Faccio io. Che deve tenere il peso poco poco di Rayrak, deve essere un buon nodo. Mi ripetete per quale motivo le scale non andavano bene, ora che ci penso? Sono troppo vicini... Alla tana del capo. Dovremmo passare lì, da se ho capito più o meno come la mappa. Sì, praticamente come funziona? Se noi prendiamo le scale, arriviamo sul ponte, scendiamo le scale si affacciano sulla stanza quella grossa con le dighe su cui si affaccia la stanza del cattivone. Quindi magari non è il caso. Si stanno menando. Esatto. Sentite che oltre il ponte ci sono suoni di battaglie, urla. Io non andrei vicino perché poi incominciano ma loro ci hanno mandato no, lega questa corda, la corda è bellissima, vai, ho già tirato 15, ok, un buon nodo, tu ti senti abbastanza sicuro. Andate prima voi, io sono l'ultimo che scende. Ok, chi va per primo? Scendo io, dai, vai, fammi una prova di base atletica con vantaggio perché c'è la corda. Io continuo atletica, a cambiare schermata inutilmente. Acrobazia, arcano. Ma com'è? In atletico meno uno. E non hai forza. È normale. Non ho forza io. Vabbè, ho fatto 14. Ho fatto 18. Ah, come sarà? Se è leggerino, è più facile scendere che salire. Quindi, tutto sommato, sei giù. Senza assolutamente nessun intoppo. Anche perché la corda è lunga 15 metri. Quindi, anche col nodo ne avanza abbondantemente. Ti accompagna tranquillamente al suolo. Prossimo. Chi va per secondo? Avanti. Vado io. Poi. Ditemi che almeno 14 in totale. Ok. Anche tu scendi senza troppi problemi.
Perfetto. Sildat vi dice: se vi sta bene, andrei io a questo punto. Così. Certo. E fa per scendere, fa una prova anche lui. Ok. Ah no, però ha vantaggio, c'è la corda. Il primo è un 6. Ok. Fa per scendere, vedete che a un certo punto ha un po' un mancamento, sta per cadere, ma riacchiappa la corda al volo con molte difficoltà, scende, e quando scende ha il fiatone, cioè veramente a pezzi quest'uomo. Però è sceso, ce l'ha fatta. Bene. Rairak, vuoi andare per ultimo? Così o vuoi che ti tenga la corda? Vai, vai, vado io per ultimo. Allora io comincio a scendere. C'ho 10 e 7. Tengo io la corda, come no? Ti tengo io la corda. Sì, sì. Mi ci strozzo con la corda. Cassandra. Sì, vai. Infierisci. Ti scappa la corda a un certo punto. Ti cedono le braccia, non sai neanche emozioni, tu bene. Emozioni, mani successo. Sudate. 5 danni. Che te pareva? Resto a 2, non ho parole. Bene. Sempre mi schianto a terra. Quanto serve, va bene. Mi schianto a terra, ma con grazia. Cerco di rialzarmi. Sto bene, sto bene. Okay. E mi tengo una spalla. Ok. Prendo la corda e inizio a calarmi. Body. Di non scivolare come la lady. Abbiamo detto atletica. Ok. 15. 15 è più che sufficiente. Scendi. E siete tutti giù. Perfetto. Ma andiamo. Immediatamente vi accorgete che c'è un ultimo ostacolo. Non è un ostacolo. La vita. No, i due goblin. Arrivati davanti ai due goblin. In controluce sono le due figure davanti all'ingresso dei due goblin. Quando siamo ancora un po' distanti, okay. Gli urlo: Clark ha bisogno di voi. Schifosi. Ultimi. Fammi una prova di ingannare. Beh, ha bisogno di loro. Beh, persuadere, se vuoi loro, anche persuadere, eh. Perché c'è del vero. È assolutamente uguale, ma essendo io una brava persona vado di persuadere con ispirazione. Ci sta. Wow. Wow, aggiungo che ci ha già dato il compenso. Perché abbiamo... Cavolo, non posso darti ancora più vantaggio. No, va bene così. E vedi, c'è un uomo per lei. C'è un uomo per lei. Ok. Vedete che uno dei due goblin fa per fare un passo. Cioè, proprio fa per correre in direzione di Clark, come se fosse persuaso. L'altro lo prende per il braccio. Fa... Abbiamo ordini precisi. Di qui non si esce se non lo dice Clark. Se no, ci picchia. Oh, Clark vi picchierà, e come, visto che non state rispettando i suoi nuovi ordini? Non vi fidate della parola del vostro capo? Io non ho sentito Clark. Ha detto che avreste detto questa cosa, infatti vi strapperà le orecchie, così la prossima volta non avrete problemi. Quello che ci stava credendo si porta lentamente le mani alle orecchie. Mi avvicino col fare più minaccioso possibile. Uso tutto, ispirazione, le Vai, bombe, fai la lascia. Di cioè, raga. Mi sputo in faccia. Mi sputo, sì, qualunque cosa. E con ispirazione devo ritirare, sì? Giusto? Vabbè. Uno proprio, uno! Yeah! Allora, no, io boh. Non premio... voglio più tirare un dado in vita mia. Premio alla perseveranza. Quello che si tiene alle orecchie quando ti avvicini e gli fai brutto, non legge lo sguardo e comincia a correre all'interno della grotta. Clark, arrivo! L'altro sta sudando, legge lo sguardo così, ti guarda. Io, da qui, non mi muovo. E voi... Okay. Non passate. Corre lo sgozzo. Corre lo sgozzo. Con le due spade corte lo sgozzo. Per fare una roba simile. Cioè, 4 contro 1, raga, io sono ferito, mi fa male tutto, voglio uscire da sto posto di merda. Va bene? Allora. Bisogna dormire. Che cazzo? Iniziativa, Werther, un round di sorpresa. Santo Dio, che fatica. E anche oggi Werther mi uccide la preda.
Oddio, non è clamoroso. 8. Ce l'avevo in mano, era pronto per essere ammazzato. Era mio. Avanti. Era mio, arriva a Vertere lo sgozza. E tipo, no. Anche oggi lo uccido, domani. Ho solo due iniziative al momento. Dai, a tutti? A tutti, posso tirare? Sì, ti prego. Certo, che fate, non combattete. Al massimo dite, faccio il liquado. No, non ci posso credere. Due. Allora, Vertere. Round di sorpresa. Cuori. E poi attaccarlo. Sì, sì, proprio con le due spade, voglio farlo tipo kebab, capito? Cioè proprio mi pizzano con le due spade e mi hai rotto il cazzo. Vai, vai. Allora, tiro il primo attacco. Ho fatto 22. Mancato. Io l'avevo mancato con 22. Ho fatto 22, ti tiro i danni. Che non mi fa tirare da qua perché santo iddio. Devi cliccare short sword. Non funziona. Perché. Ah no, mi ha già tirato i danni in automatica. Veramente tira i danni in automatica. 5 danni. Sì. Con e la spada. Hai con la. Sì, ho le due spade corte io in mano. Vai. Okay. Secondo attacco. Secondo attacco. Se lo prendi, potrebbe essere finito il fight. Potrebbe essere, sì. No, ho fatto 6. Però va così. Ma no. Però, siccome tu, Cassandra, è davanti, quindi teoricamente ho l'attacco... Sneak. Ho l'attacco sneak, perché sono a contatto. Vadi, vadi. Almeno sono utile a qualcosa. Non devi fare uno. Due danni. No. Due giusti! Vaffanculo sto goblin di merda. Se io proprio sono arrivato correndo, proprio ve la spiego, io sono arrivato... Proprio, io vedo Cassandra che anche lei, poverina, non ce la fa più. Non ce la fa, tutti vogliamo uscire da sto posto. Quindi io vedo che quello comincia. No, io da qua non mi muovo. Io, in proprio nero, sfilo le due spade corte, corro e proprio lo infilzo a forbice nel collo. Proprio così. Una volta che lo passo da parte a parte, apro e gli faccio saltare la testa. Mi giro verso di loro, coperto di altro sangue non mio. Faccio, adesso andiamo che mi stanno girando i coglioni. Io faccio tipo così. Sono d'accordo. E con il fight più corto della storia di D&D e l'iniziativa più inutile della storia dell'universo, si conclude questo combat. E potete lasciare per sempre questo buco di culo di Tana di Goblin. Mi fa male tutto. Io, Cassandra ha la lacrima, non lo ammetterà mai, ma sa di aver perso l'occasione di uccidere l'ennesimo Goblin e corre. Ok, correte. Ok, mentre passiamo io guardo il goblin e gli dico, mi dispiace, avevamo un obiettivo da portare a termine. La testa ti guarda e ti dice anche a me. No! Anch'io! Ma, allora, giustamente in chat sottolineano che essendo round di sorpresa avevi il furtivo automatico comunque, anche se non ci fosse stata Cassandra. Ma facciamo sentire anche Cassandra, è utile, insomma, anche voi, cioè io ci provo. No, io l'ho dato a livello proprio regolamentistico, proprio perché comunque era confermato l'attacco furtivo. No, ma è perché... facile, è il momento della pubblicità. Dona anche tu un momento di gioia alla povera piccola Cassandra, falle credere che abbia un senso in questi combat, grazie. Tanto se non lo faccio una sessione non siamo contenti. Allora, manuale alla mano. Io so già che mi si avvia. Tornate. Cioè vi immagino, vi immettete nella foresta. Vi allontanate quel tanto che basta per non sentire più lo lezzo di goblin e di cane bagnato provenire dalla grotta. Quando... Ma anche un po' di più. Anche un po' di più, ci sta. Se volete, a una certa... No, non se volete, ve la intavolo già io la scena. A una certa, che comunque state un po' tarellando, vedete che il buon All Winter si appoggia a un tronco sudato marcio, ansimante da morire, fa: mi servirebbero due minuti di riposo. E si accascia all'albero, praticamente si lascia cadere un attimo. È stata una giornata veramente lunga. E immagino che voi abbiate... qualche domanda. Io ho qualche... Chi siete voi? Cosa ci facevate lì dentro? Sono il cugino di Gundren. Oh, un altro... Sì, che... Da un lato mi fa...
molto piacere, dall'altro mi dispiace un po' e il mio ordine cavalleresco mi impone di non nascondere la mia vergogna nel mostrarmi davanti a te dopo non essere, dopo aver fallito l'adempimento del mio compito. Non ho protetto tuo cugino e di questo ti chiedo perdono. E sembra visibilmente rammaricato della cosa. Non preoccuparti di questo. Cosa sai del fatto di mio cugino? Io non parlo la lingua dei goblin, ma quei piccoli luoghi idioti erano talmente abituati a parlare ogni tanto in comune, forse per farsi capire dal loro capo, forse perché questo Clark ci teneva a parlare comune, non lo so, non mi interessa. Ogni tanto parlavano, gli usciva qualche parola in comune. Cogliendo qualche parola quella, ho capito che il loro attacco alla nostra spedizione, che poi non è neanche una spedizione, non ci hanno attaccato in quanto carovana, attaccano molto spesso le carovane che passano di qua. Infatti sicuramente in quella grotta ci sarà stato qualcosa di sottratto, sia Neverwinter, sia Phandalin, sia chissà chi. Ma noi no, noi eravamo due persone a cavallo e ci hanno comunque attaccati come delle furie. E sapevano esattamente cosa stavano cercando, volevano, lo continuavano a ripetere, ci serve il nano vivo, ci serve la mappa. Posso anche immaginare abbastanza facilmente perché tu vorrai sapere dove possono aver portato tuo cugino, io purtroppo precisamente non lo so. Quello che posso dirti è che ho sentito parlare di un castello, Kragmau, qualsiasi cosa questo possa voler dire. E se ho ben capito, il committente di questo incarico è un certo Ragno Nero. Qualcuno che si fa parlare, si fa chiamare in questo modo. Ora, io comincio con dirvi due cose. La prima, il mio onore mi impone, ma lo farei comunque, di indagare quanto più possibile su questo Ragno Nero, quindi contatterò tutto l'ordine dell'Alleanza dei Lord e scriveremo molto a fondo alla faccenda. Se qualcuno ha mai sentito nominare questa cosa, questo nome sulla Costa della Spada, lo saprò e ve lo dirò. Secondariamente, io non sono nella posizione di chiedervi nulla, lo capisco, ma posso proporvi un lavoro. Io a questo punto sono solo e getta via l'arma dei goblin e disarmato praticamente. Quindi se voi mi scortaste fino a Phandalin vi pagherei. Non ho soldi con me, mi hanno portato via tutto, ma lì ho molti contatti, potrei mettere insieme diciamo una ricompensa di 50 monete. Per tutto. Può interessarvi? Se hai bisogno di una mano, posso fornirtela. Bene. Io potrei farlo gratis, cederei la mia parte. A patto che voi rispondiate ad alcune domande per me. Il vostro compenso sarebbe garantito in entrambi i casi. Il mio nome è Lady Cassandra Muirdor e ho saputo che lei ha degli interessi in merito a una certa miniera e a Phandalin. Sì. Se voi riusciste nell'impresa, mi piacerebbe farne parte, ecco. È tempo di fare delle presentazioni più accurate e un po' a fatica si rimette in piedi, cerca di impettirsi e darsi quanto più risalto possibile. Il mio nome, come vi ho detto, è Sildart Allwinter, cavaliere dell'Alleanza dei Lord. Non vi faccio fare un tiro di storia, di base tutti conoscete almeno di nome le fazioni di Dungeons & Dragons. Sapete che l'Alleanza dei Lord è una di quelle
grosse grosse di un certo rilievo. L'uomo che avete davanti non è giovane. Ok, adesso che lo guardate bene, comunque non di tanto, ma sarà oltre la mezza età. Quindi se ancora è un agente attivo, deve essere una persona con molte onorificenze alle spalle, con un lungo servizio alle spalle, probabilmente attivo per sua volontà, innanzitutto. E sapete che avete davanti, avete salvato una persona importante, insomma, per farla molto... Non sarà un re, ma è un membro dei Lord Alliance. Quindi, Lady Cassandra, non sono nella posizione di offrire realmente un ingaggio, un accesso alla fazione, ma a Phandalin ci sarà sicuramente chi potrà mettere alla prova tutti voi, Lady compresa, e se sarà a vostro interesse persino far parte dell'alleanza dei Lord. Avete già dimostrato molto, potete dimostrare altrettanto e grandi strade si apriranno per di voi, davanti a voi. Detto questo, sì, non ho intenzione né motivo di nascondere nulla ai miei salvatori, quindi vi dirò quello che so. Io squattavo il Master Rockseeker perché vi direi a quanto pare, ma io ho una lunga esperienza, so riconoscere i bugiardi, so riconoscere una menzogna quando ne ho davanti una, e Gundren non mentiva quando diceva che lui e i suoi fratelli hanno trovato l'accesso alla leggendaria miniera, l'Onda Tonante. Non so se questo nome vi è nuovo o se avete mai sentito parlare del patto di Phandelver e delle miniere. E aspetta da voi un... Sì, sappiamo, no, non sappiamo. Una domanda. Sì? In inglese come si traduce questa onda tonante? Cioè, nel senso, semplicemente è così o... Ho un dubbio del mio... Thunder Wave. Thunder Wave qualcosa. Non c'entra niente con Thunder Tree? No, non c'entra niente con Thunder Tree. Ok. Cioè, io so cos'è un'onda tonante, ma per altre situazioni. No. Per un incantesimo. Mi è venuto un dubbio sul mio background, quindi ho chiesto. No, non è Thunder Tree. Infatti, cioè, a me risulta da quello che lui ha detto, cioè, le informazioni combaciano. Cioè, mi risulta che lui questa impresa della miniera e compagnia la stesse facendo per la Gilda o per conto suo. Lui Alleanza, chi? Lui Silda? Chiama? Sì. Perché io sapevo che lui la stesse facendo per conto suo, quindi a me suona nuova questa cosa che lui la stia facendo per l'alleanza. Allora, può essere, non è... Wave Echo Cave, per la precisione, no, okay, di pronunciato. Okay. Perché pensavo di aver confuso io le cose, quindi va bene così. Thunder Tree è un altro posto. Thunder Tree, tra l'altro, okay, rimane così anche in italiano, quindi non ti preoccupare. Ok. Dicevo, Cassandra, non ti faccio fare un tiro, non è strano, tutto sommato, che... qualsiasi agente in realtà di qualsiasi fazione non dica che sta agendo per la fazione. Poi da lì a dire lo sto facendo per conto mio è un altro discorso, ma ci stanno a mettere in mezzo la fazione quando stai perseguendo qualche scopo, quindi non ha detto nulla di strano, di troppo strano alle tue orecchie. E anzi, ha proprio sottolineato, vi dico tutto, ok? Cioè, più carte scoperte. Non mi pare che i miei cugini mi abbiano mai parlato di queste cose. Quello che so delle miniere sono canti popolari principalmente. Non so se i miei compagni ne sanno qualcosa. No. Adesso siamo in salvo e stiamo tirando il fiato, quindi se volete vi faccio una piccola lezione di storia del luogo. Si torna indietro di parecchio tempo, ma all'incirca 1-2 secoli fa queste terre non erano quelle che vediamo. E Phandalin, città dove sono diretto, città, ormai è poco più che una cittadella, un villaggio di frontiera. Al tempo era una florida città, grazie alle miniere dell'Onda Tonante.
un luogo, appunto una miniera, dove al tempo si scoprì una fonte magica potentissima, apparentemente inesauribile, al punto che nani, gnomi, umani inizialmente lottarono fra di loro per averla, fino a che non capirono che un'alleanza avrebbe reso tutti sicuramente più ricchi e avvantaggiati. E così si stipulò il patto di Phandelver. Da lì il nome delle miniere di Phandelver, che successivamente vennero rinominate l'onda tonante per i suoni che provenivano dall'interno, come se fosse una forgia magica. Infatti si dice che gli oggetti forgiati in quel luogo avessero un potere assolutamente non paragonabile agli oggetti magici comuni che potremmo aver incontrato tutti noi. Purtroppo la storia non ha lieto fine, come spesso accade. L'avidità degli orchi prese piede, nessuno sa come seppero delle miniere, o se sapessero qualcosa, se semplicemente notarono un'alleanza fra umani, nani e gnomi che non gli piacque e attaccarono queste terre finendo nelle miniere. La battaglia fu terribile, nessuno uscì dalle miniere e a quanto pare l'ingresso stesso e la locazione del luogo furono perduti nel tempo. La città fu completamente razziata dagli orchi e abbandonata in seguito, e solo in tempi molto recenti qualcuno si è nuovamente insediato, ma non certo nella speranza di ritrovare le miniere che si davano assolutamente perdute da anni. Ma Master Rockseeker giurava di averle ritrovate appunto con i suoi fratelli, al punto da aver disegnato una mappa e da richiedere a un membro dei Lord di scortarlo a Phandalin, penso per ricongiungersi ai fratelli e successivamente recarsi alla miniera. Purtroppo sapete cosa è successo sul tragitto, e il nano e la mappa sono stati trafugati e portati altrove. Questo, dalla mia esperienza, ci fa intuire che chiunque sia questo ragno nero non è un goblin, non è nemmeno un bugbear o qualcosa del genere, è qualcuno con delle informazioni molto precise e molto dettagliate, sapeva persino della mappa. E Master Rockseeker non l'aveva commissionata a nessuno, l'aveva fatta lui stesso. E ne parlava solo fra i suoi fratelli di questa cosa. Io l'ho saputo solo per il compito che ci è stato dato e per un rapporto di fiducia che avevo col Mastro Nano. Non so quanti altri sappiano di questa cosa, ma sono pronto a scommettere veramente pochi. A me non ne ha mai parlato. Appunto. Farei una domanda al Master. Sì. Allora, a me come Master, Ragno Nero suona... No, naturalmente non so chi sia questa persona, ma suona familiare per quanto riguarda alcune razze, amica. Quanto ne può sapere il mio personaggio di cose del genere? Immagino poco. Immagino molto poco. Fammi una prova di storia o natura. Ok. Ti dirò che è assolutamente indifferente, quindi andrò di storia. Ok, allora, senza dire nulla ad alta voce, perché così decidi tu se e come giocartela, diciamo che se il tuo personaggio fa il collegamento, anche semplicemente per sentito dire o buon senso, ci può stare. Rimane un legittimo sospetto, diciamo così. Nulla di certo, però il nome può ricollegare a qualcosa. Ok, direi che per ora me lo tengo per me. Bueno. Volete chiedere qualcos'altro a Sildar? Cioè, voi avete delle domande? Mentre lui sta parlando, io non lo sto cagando minimamente. E sto masticando tipo un pezzo di carne secca, mentre con ago e filo mi sto ricucendo piano piano la ferita sullo stomaco, perché mi fa male. Quindi
Quindi io non l'ho cagato minimamente, quindi per me possono aver parlato anche di polpette, ma non... Ok. Tutto vabbè, questo... Forse polpette avresti ascoltato. Invece... Beh, tutto sì, questo fuori è praticamente buio, ormai saranno all'incirca le 7, le 8 di sera. Mm-hmm. Di fra un po' potete anche dormire, sarete nuovi. Invece Rune non ha fatto domande, ma se voi provate ad osservarla in realtà le brillano gli occhi. Semplicemente. Io l'ho seguito come se fosse la cosa più interessante della mia intera vita. Praticamente pendevo dalle sue labbra, quindi mi sono totalmente disinteressata al resto del gruppo e ho dato retta solo a lui. E da questo momento in poi comincio a tampinarlo con una serie di domande fondamentalmente inutili: vita, morte, miracoli, il suo passato, il suo futuro, tutto, pur di farmi gli affari suoi il più possibile, a costo di sembrare petulante. Bene. Finché penso non stramazza al suolo, oppure mi dice di tacere, perché se no proseguo, non è un problema. Molto probabile. Sì. Ti guarda, fa sì, però basta. Vorresti sapere qualcosa di specifico? No, detto tra noi è solo il mio personaggio che è proprio stupido, a parte quello. Lui cerca di tagliarti il più possibile della storia, ti dice un po' di... Tutto quello che sa, praticamente, un po' di date, quanto più preciso possibile. Beh, le informazioni che a me servono, ovviamente, è single, eredità, possibilità di carriera e titolo. Queste sono le informazioni vitali al momento. Sarebbe interessante sapere come gli chiedi se è single o no. Quindi, mio caro Sir, posso chiamarla caro, non è un problema, vero? Mi chiedevo... Ma se le dovesse capitare qualcosa, vorrebbe che noi avvisassimo qualcuno? I membri dei Lord e nessun altro ci penserebbero loro poi a diffondere la voce. La voce. Che modo duro per dirlo. Non ha alcun affetto? Qualcuno che la aspetta? Intanto prendo appunti. Come io immagino molti... lei sull'ascia, capito? Che sta schiena sull'ascia. Come molti uomini attivi nella causa dell'alleanza, preferiamo non avere legami affettivi che possano rivelarsi successivamente una debolezza, oltre che un pericolo. Quindi no, non ho nessuno ad attendermi, solo un vecchio amico che spero di ritrovare a Phandalin. Qui mi triggerà la notizia. Un amico? Ebbene, se posso chiedere. Ebbene sì, la richiesta del buon Rockseeker di squartarlo a Phandalin era particolarmente... Come si può dire? Fortuita, in quanto io stesso dovevo recarmi sul luogo perché un altro membro dei Lord... è scomparso da qualche mese e la sua destinazione, l'ultima nota, era proprio la cittadella di Phandalin. Da lì, persino l'alleanza non ha avuto più sue notizie. Nessuno ha pensato di mandare qualcuno a cercarlo? Sì. Lui? Sono io. Sì, voi da solo intendo, cioè non per nulla togliere al vostro merito e coraggio, ma se uno dei vostri è scomparso... Immagino fosse forte, capace, cioè, per aver preso lui. Yarno era ben diverso da me. Io sono combattente, un cavaliere, lui è un mago. Quindi se lui è caduto, scomparso o stato soggiogato in qualche modo, è completamente diverso da quello che avrei potuto fare io. Certo. Ma di solito i Lord si muovono in maniera abbastanza, come dire, cerchiamo di non dare nell'occhio, di non smuovere troppo le acque. Le voci corrono. Io penso al fatto che praticamente di quest'uomo so vita, morte, miracoli e obiettivi, soprattutto perché ho saputo un sacco di notizie, quindi questa alleanza mi sconfinferà sempre di meno. Ma
se posso chiederle. Esattamente voi come Lord, che tipo di mansioni avete? Che tipo di vita conducete? Siete forti? Insomma, mi piacerebbe sapere di più di quest'ordine, perché per caso, se alla fine finissimo, insomma, ad essere dei lord, vorrei capire in che cosa potrebbe consistere questo onere. Ve la farò molto semplice e sintetica. Lo scopo dell'alleanza è quello di assicurarsi che ricchezza e potere finiscano sì nelle mani dei potenti, ma soprattutto dei giusti. Dei giusti. Ma infatti tu non sai a Phandalin quanti ne abbiamo borseggiati, sono sempre pieni di soldi questi. Oh, ma guarda che poi sono dei rincoglioniti, una cosa allucinante. Cioè, per uno buono ce ne sono 10 stronzi, una cosa incredibile. Senza offesa, Lord, senza offesa, però è vero, eh. Io gli lancio un'occhiataccia istantanea. Non credo che stiamo parlando degli stessi Lord. Fidati che stiamo parlando degli stessi Lord. Con la mia vecchia banda ne abbiamo borseggiati veramente un sacco. Non ti fa onore, credo, questo punto. Mica sono come lui, che sono nato nella bambagia, mi sono sempre dovuto guadagnare da vivere da solo. Anche io mi sono sempre guadagnata da vivere da sola, ma in maniera onesta. Sir, la nostra è un'opera sociale, ci capisca, facciamo del bene non al prossimo. Non c'è assolutamente nessun problema, sono più che conscio che siamo lontani dalla civiltà di Neverwinter. In queste terre selvagge è il più forte o il più astuto a sopravvivere. Se uno dei miei compagni d'arme è stato veramente borseggiato, anche fosse solo dal qui presente Halfling, significa che il più astuto o il più rapido ha avuto la meglio. E io non ho nulla da rivendicare al qui presente. Come dicevo, ricchezza e potere vanno in mano a chi le merita. Io a questa frase mi sento un attimo a disagio, e a quel punto, con fare stizzito, mi rivolgo agli altri. Noi abbiamo un carretto che doveva andare a Phandalin, vi ricordate? Avevamo! Lo abbiamo nascosto. Ti ricordi cosa ha detto il bestione peloso? Che nel carretto che hanno trovato non c'era niente di buono. Quanti carretti vuoi che abbiano trovato in una giornata? Il nostro. Ma magari io a quel punto lo realizzo brutalmente, faccio, magari qualcuno del giorno prima, non credo che sia. Dannazione. Lady Cassandra, mi siedo in un angolo, vuoi... offesa. Offesa con chi poi? Una con cosa il destino. Ti vedo che ti siedi. Mi avvicinate, Lady Cassandra. Se vuoi, possiamo andare a controllare effettivamente la presenza o meno del nostro carretto. Io mi giro, lo guardo e con la sincerità più totale del mondo gli faccio. Non credo che sarei in grado di tollerare nuovamente una ragione da parte di Werther. Preferisco non vedere e pensare di avere ragione io. Grazie. E poi continuo a fissare il nulla. Cassandra, e chiunque altro voglia, se vuoi puoi farmi una prova di intelligenza. Sì, magari c'ho ragione io. 17! Ho fatto TS però. Cosa ho tirato? Va bene lo stesso, dai, il dado è lo stesso. Tiro salvezza, più zero, quindi va bene. 18. Bene, bene, bene. No, non tiro. Istintiva, no. La prima cosa con su scritto intelligenza, ho preso, ho cliccato, manco sì. Ho letto cosa fosse. Vabbè, ma è giusto. Sono altissimi, quindi va bene, non c'è problema. Allora, in realtà, sia Cassandra che ascolta, sia in realtà Verte anche mentre lo dice, ci pensate, dite però, è effettivamente un po' improbabile che quello che stava... quello a cui si stava riferendo Clark sia il vostro carretto, perché voi siete andati, avete parcheggiato il carretto, siete andati direttamente alla tana di Kragmaw e siete voi gli ultimi che sono entrati, cioè c'è un ingresso sul retro per i carretti, ma è un po' improbabile, anche perché non l'avete visto. Non hanno il box. O si tratta di altro. Effettivamente nella stanza di Clark c'era un bel po' di roba ammassata. E anche Sildart vi ha detto che di carovane ne assaltano un botto sti qua, perché è una tratta piuttosto utilizzata. Quindi potrebbe non riferirsi al vostro, effettivamente.
Io ripenso all'offerta di Reirach, smetto di guardare il vuoto e faccio: sai che c'è? Non la terrò vinta, uno stupido halfling. E ti faccio per alzarmi. Okay. Io quando ho sentito che parlavano del carretto, mica carretto, in realtà mi sono un attimo... Hai pigliata. Tipo... E avevamo una cosa da fare, dico a Cassandra e Reirach. Dobbiamo assolutamente andare a vedere se quel carretto è ancora lì. Ma dobbiamo andarci subito. Non è troppo lontano. Sarebbe più facile anche per voi poi riposarvi e proseguire il cammino avendo il carro su cui sedervi. A disposizione. Io, nel caso, sei solo un ospite. Al limite, se accettate il mio incarico, il committente. Certo. Quindi la mia domanda è... Vorreste scortarmi a Fandalin? Il compenso è 50 monete. Non posso fornirvi tale cifra a testa, dovete dividervela fra di voi, ma dovrei metterla insieme nell'arco di una giornata una volta raggiunta la città. Per avete la riguarda, mia parola di Lord. Per quanto mi riguarda, può contare su di me. Sì, può contare assolutamente su di me. Non mi interessa dalla ricompensa, io voglio arrivare in città e... trovare un nuovo obiettivo. Lui ti guarda, uno sguardo molto attento mentre ti osserva, perché ha colto qualcosa in te, però non ti sei ancora presentata, quindi ti appella dicendo: giovane combattente, ogni sforzo va ricompensato, non rifiutate quello che vi siete ampiamente guadagnata. Non è ciò che mi interessa, però. Ma è ciò che potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che vi interessa. Non guardate al soldo come un vile mezzo, come un prezioso strumento. Ogni membro dei Lord lo sa. Rune ci pensa un attimo questa frase qua. E nella sua testa pensa, forse avendo dei soldi posso partecipare anche ad avventure, posso fare cose, posso... Quindi tipo... I soldi possono comprare... Cose! E tipo... Un sacco di noccioline. Un sacco di noccioline. Spiega come. Un sacco di noccioline. D'accordo. In ogni caso... l'aiuterò qualsiasi cosa... serva. La mia spada è a sua disposizione. Cioè, è a disposizione per... la causa, questa causa. Ho molto piacere, Rune. Piacere mio. Dal porto di Neverwinter, temporaneamente. Quindi, cerchiamo il carretto e ci accampiamo. E ripartiamo la mattina, direi. Direi proprio di sì. Perfetto. Assolutamente. Bene. Fate strada allora. E vi incamminate per tornare dal punto dove tutto ebbe inizio. E tornate sul luogo dell'assalto, dell'imboscata. I cavalli sono ancora lì, le cose sono ancora lì, i corpi dei goblin sono ancora lì. Arrivate sul luogo del carretto e potete farmi una prova di sopravvivenza. Per cercarlo, giustamente. 10. 12. 7. È troppo buio, ragazzi. Non si vede niente. Oh, finalmente. Bel tiro. Concludiamo questa nostra sessione di oggi con i nostri protagonisti sbigottiti che si recano sul luogo dove hanno abilmente nascosto il carretto e non c'è nulla purtroppo, e con Sildart che dice: beh, dov'è questo carretto? E con Rune e Reirach che osservano le strisciate lasciate dal carretto, i zoccoli dei muli condotti via e delle impronte di una singola creatura piccola
bipede, no, con dei piedini molto piccoli, che si avvicina al carro, probabilmente sprona le bestie e si allontana. Io l'avevo detto. Maledetto Timmy! Si urla, si conclude con le nostre urla questa sessione. Io, a mia difesa, voglio dire che io non vi avrei mai rubato il carretto. Ma in live c'è stato un sondaggio con una miriade di voti per far sì che il carretto non ci fosse. E ho lo screen per dimostrare questa cosa. Quindi prendetevela con i disgustosi che vi hanno assolutamente perduto. Era lo spoiler. Il suo e basta. Era lo spoiler della chat. Era lo spoiler di Klemberg. Quello che ho intuito dicendo sarà qualcosa di vitale. Che cos'è? E ho anche detto che sarei andata a rivedermi la live su YouTube. Esatto. Ma non l'ho fatto. Infatti tutti hanno detto no, no, nascondilo. Togli il VOD che l'ha mai detto che rivede la chat. Se rivede la live, pace, saprà che gli avete scammato il carretto. Ah, è vero che avevo visto che Laura aveva scritto no, è qualcosa della campagna, io me lo sento, sono troppo pura per questo gioco. Io me lo sentivo da subito che ci avrebbero inculato il carretto comunque. Beh, sì, io ve lo dico, non termino questa campagna finché non mi sposo il tizio, eh? Ah, okay. Cassandra avrà il suo titolo in un modo o in un altro. Non mi chiedere di fare da testimone perché rubo gli anelli, non avevo dubbi. Oh, bene. Spero che vi siate divertiti. Io vi dico che su questo carretto scomparso c'è più di quello che sembra. Vabbè, c'erano delle ottime mele. C'erano delle ottime mele. Sì. Bene, bene. Siete usciti vivi dal dungeon senza fare il riposo. Senza aver ammazzato un goblin. Grazie alle vostre prove incredibilmente diplomatiche di inganno e raggiro, avete schivato una duplice boss fight. Poi in realtà oggi ho rimaneggiato un po' l'avventura perché avete fatto delle cose che mi sono piaciute e mi sono venuto dietro. E avete fatto livello 2. Yeah! Oh! Mamma mia, quanto è stato bello. Io adoro perculare i cattivi. Poi la gente mi dice perché giochi un bardo. Perché? Perché è più bello perculare la gente che prendere la schiaffi a volte. Comunque sto vincendo io con le kill, ve lo ricordo. Sì, vabbè, arrivi, uccidi la gente. È una lotta tra ciechi. Siamo... Era per dire, non vuol dire niente, però. È facile fare 600 kill quando tutti gli altri fanno uno, eh. Io sfrutto il round di sorpresa. Attenzione, Channel Divinity. Si può curare con l'imposizione delle mani. Attenzione, cambiato. No, io non so far salire il ladro di livello, so far salire solo le classi che castano. Vedete, no, vedere come si fa. Aspetta, perché c'è qualcosa da fare oltre leggere quello che c'è scritto qua? No. Leggi. Ma poi tu sei combattente, quindi fighter molto easy. Hai ragione, io sono combattente e non combatto, quindi fondamentalmente posso anche stracciarla la scheda. Esatto. No, Laura, vedrai che ci riprenderemo le nostre rivincite, non ti preoccupare. Mi dica. Per punti vita, come facciamo? Ah. Media, tiriamo. Giusto. Allora, io non vi impongo niente, lascio a voi la scelta. Io sono sempre per il media, perché è rischio zero, massima resa. Perché secondo me è più che generoso il media più costituzione. Se voi volete tirarli, potete farlo anche subito. E sì che voglio tirarlo. Allora, godiamoci questo rischio. Allora, io devo tirare un D8, mi viene già da piangere. Aspetta. vediamolo. Va bene. Dobbiamo tirare un D10, Laura. Buia! Buono. Non ho c'è più che guadagnato. Perché più 2? Per costituzione. Anzi, quindi più 3 in verità. Perché quindi devo fare più 1. Perché ho costituito. Io e Annetta che fissiamo il vuoto nel frattempo. Okay. Laura, noi dobbiamo fare un dado da 10 più la tua costituzione. Esatto. Ok. Allora, vado, Dai, 3 più 1, 4. Minchia, ragazzi. Che male. Minchia. Vabbè, un D8. Vabbè, comunque dai. La media. È comunque media. Beh, in realtà sarebbe stato un 5 di base. Però. Stai zitto. Lady Cassandra. No, io cioè... ve l'ho detto. Passo a ben 13 punti vita totali. Rune. Io vado a 21. Vada. Dai,
Ragazzi, prendete la media, non fate come me. Io sono lo stronzo che figa, ma voi prendete no, la raga, media. Non ci posso credere. No. Morti tutti! No. Abbiamo dimostrato qualsiasi cosa. Cioè... Avete presente quando 20 facce nei video vi dice non tirate le statistiche? Tenete il manuale è generoso, tenete quelle che vi dice che vanno bene, vanno... Capisco il brivido, ma poi te ne penti. Anna, vabbè, te ne penti adesso. Pochino. Vabbè, comunque quindi... 3, perché è 1 più i 2. Vabbè, ma quindi tutti d'accordo che questo fosse tanto per creare un po' di emozione di fine sessione e poi prendiamo le statistiche, no? Laura è veramente... già una power player di questi. Senti, ma tu li hai visti i miei dadi? Li hai visti? Ho visto anche il dado adesso, vita, 2. Questo non è essere power player, questo è cercare di sopravvivere e portarsi a casa la sessione. Comunque questo, ma tu li hai visti i miei dadi? Sembrava molto un... Ehi compare, la vuoi una meridiana? Esatto. La cosa cioè, bella è che... 16 punti vita, il chierico c'ha più vita del guerriero, ma ne vogliamo parlare? 21 punti ma io ne vita, ho 15, ragazzi. Laura! Ma facciamo schifo, io non cioè, ho parole. Cioè, post level up, se Reune cade dal ponte, muore ancora, non è cambiato niente. Eh sì. Se prende una storta, muore. Ho un vuoto. A livello 2 cos'è? Più 2 di bonus competenza? No, cosa cazzo devo fare a livello 2? No, sale al 5 la competenza. E allora io devo solo scrivere livello 2, tiro il dado vita e ho finito. No. Tu dovresti avere... Hai l'azione scalta, altro che puoi fare le cose con azione bonus esatto. Adesso. Che fottuti ladri, non li so giocare i ladri, poi guardo sul manuale. No, bellissimo, adesso hai disimpegno, azione bonus, nascondersi, azione bonus, scatto, azione bonus. Noi non abbiamo un'azione bonus ladri. O arriva dopo? Voi avete il second wind, ragazze, eh? La second c'è a livello 1, voi adesso avete action azione surge, impetuosa. Avete l'azione extra. Esatto. Una volta per riposo fate doppio turno praticamente, che è tanta roba. È tanta roba. Dai, posso fare 2 volte 1? Puoi fallire 2 volte di seguito, sì. Azione impetuosa. Ma vinco un premio alla fine? No, così per capire. Signore. Figo. Se scala dai, dei detriti rischia la vita, sì, con 5 danni di detriti muore ancora. Chat, per cortesia, eh. Infieriscono, sono veramente delle merde. Allora, vi hanno rubato il carretto e gongolano dei vostri dadi di merda. Io avrò tanti problemi a tenere questo party vivo. Tanti problemi. Sì. Sapete qual è la cosa più bella? Che se ci fosse il mago, avrebbe più vita di voi. È vero. Sicuro. No, ti giuro, quando ho letto che il mago parlava goblin, ho detto no, vabbè. Io alzo le mani. Lì era veramente... Ma chissà chi è questo Jarno? È un mago? No, non è. Ah, ok. Non è l'NPC, cioè esiste Jarno come NPC della... Quando incontrerete il mago saprete che è il mago. Oh no, dicono che il dado del destino aveva indovinato che ho fatto 1. È vero. Ah sì, ho l'azione scaltra a livello 2, basta. Poi tanto le statistiche rimangono identiche, non si toccano. Sì. Io vedo che la chat si sta muovendo per pietà a darmi bonus. Grazie ragazzi, siete bellissimi. Certo che la chat non vale nulla. Quindi... Allora, se vi prometto una cosa, siccome non abbiamo il mago, se arrivo vivo al terzo livello prendo l'archetipo mistificatore arcano. Che bello. Va bene? Così almeno abbiamo un minimo di... Ma vedrai che sarà il momento in cui facciamo tutti 20, non serve più combattere, non serve fare nulla, fine la campagna. Vabbè. Nella live di domani avrò un botto di robe di cui parlare con la chat. Oggi... Ma secondo voi avrà successo sposare il tizio o farò uno anche in quello? Secondo me faccio uno anche in quello. Niente, in realtà il suo amico è il suo fidanzato, ma non te l'ho voluto dire. Nella mia testa c'è stato il... c'è da avvisare qualcuno, ma in realtà un caro amico che ti qualcuno... giuro lì per lì l'ho detto calla che me frega così con l'amico di vecchia data, però non ci sbilanciamo, è ancora presto per le ship. Intanto vi abbiamo fregato il carretto, guarda che merda che sono. Bartino, sei proprio il villain perfetto, eh? Bartino, domani te la faccio pagare. Poi vi mando comunque lo screen del sondaggio. No, ma io mi fido, io hanno mi votato fido. Come degli grazie. Schifosi gentilissimi, super gentili, sì cioè no, 72% vi ha traditi, madonna. Terribili. Ma io ho una domanda molto importante a questo punto. Sentiamola. Siccome ho fatto il secondo livello, no? Sì, posso multiclassare? se noi tiene una scelta vincente.
No, cosa prendesti l'alto livello 1? Mardo. Mago. No, io non dico di no. Halfling, ladro, mago. Cassandra va a fare la contadina da qualche parte usando l'ascia come aratro. Halfling paladino che biclassa solo perché ha trovato un'armatura abbandonata. Se la mette diventa un paladino. Basta, ladro paladino. Oddio, sto male. Però chi vince lo scontro? No, Goblin giallo o Clag? Forse domani lo sapremo. Però no, c'è. Ragazzi, che carta mi sono giocato io? Il giallo vince. Il rain giallo, c'è cosa mi sono giocato? Il rain giallo. Per forza vince il rain giallo. Cioè, ho avuto il brivido lì. Perché tra l'altro la cosa del giallo l'ho improvvisata perché ho detto ok, se vanno nella stanza gli dico dovete trovare Yimik. Boh, che cazzo è Yimik? Se poi gli dico, Yimik è quello sguercio, cominciano a dirmi, allora io lo attacco da sinistra così non mi vede perché sono veramente disgustosi. Dato vabbè, lo faccio pallidino, lo faccio un po' giallo. Vabbè, comunque Yimik ho deciso, mi classo Warlock. Basta. Sì, così hai anche già i prerequisiti, perché tanto è su carisma. È su carisma e intelligenza il Warlock, quindi. Patron di Timmy, è perfetto. Non lo voglio Timmy. Ma è serio? Patrono. Questa... Ma è serio? Non lo so io. Potrei tranquillamente biclassare lo sapremo Warlock, lunedì prossimo. Con certezza. Io so che Timmy ha multiclassato Warlock. Anche lui? Sì. Okay, di Cthulhu. Dell'antico. Cthulhu, giusto. Sì, sì, sì. E questo è canon, sì, proprio già si sapeva. È il collega di Sharif. Ce n'è uno in ogni universo. Vi prego, giochiamolo alla fine. L'universo alternativo con il multiverso, dove in realtà il re del multiverso è Giorgiondal. Questa entità sovraumana, Gabriel, patrono del Gabibbo. Sì, sì. faccio solo l'attacco. Faccio l'attacco splash. Le papere. Bene, bene. Vi siete divertiti nella sessione di oggi? Sono sopravvissuto, non è stata intensa, no? Ma guerra tra fazioni nel dungeon dei goblin. Io ero tentatissima di far attivare tipo una rivolta per quei poveri goblin che... No, ma li abbiamo liberati, non ti preoccupare. Cioè, magari li hanno trucidati tutti e noi non lo sappiamo, però... Esatto. È un bel tentativo, nice try. Io ho rischiato quasi di morire malamente oggi, perché se vedevo la povera rune bloccata, provavo a fare un'intimidazione di quelle pesanti contro i tre che salivano. Sarebbe stato intenso anche quello. E poi ma infatti, quando hai detto no, ma non è per la tua scelta, è per la mia, ho detto oh cazzo, adesso arriva qua e fa casino. Oh no, sì, voci che rimbomba, occhi di fuoco e tremori sul terreno per far cacare sotto i goblin. Scusa, allora, però diciamo che per come li ho perculati, ho deciso che biclasso cavaliere di Arcore. Per come li ho perculati, Cioè, mi sembra giusto. Cioè, divento io il capo dei lord di Phandalin. Scusatemi, Allora, no, sicuramente nella live di domani sapremo chi ha vinto lo scontro finale. Quindi chi è attualmente capo tribù goblin. Cos'altro è rimasto in ballo? Sapremo cos'è successo, perché i tre goblin se ne sono andati. Perché ovviamente c'è un motivo. Si hanno fatto retrofondo. Quello che gli ha dato la carne, che la carne non soporifera al lupo. Chissà come si era cavata quello lì. No, convintissimo. No. Mangia. Che martorenda. Che persone orribili che siamo. Sì. Durante la notte, mentre dormite, avrete dei flash di incubi della scena. Che non sono veramente sogni, sono successi davvero. E boh, risponderemo a un po' di domande perché abbiamo rimaneggiato un po'. Quindi vi dirò com'è effettivamente la storia e cose invece ho moddato io. A voi invece subito vi dico che se, qui poi deciderete voi se è stato meglio o peggio, ma se aveste fatto quello che ha fatto Werther, quindi infilarsi nel passaggino e praticamente tagliare il dungeon per il lungo, ma non nella stanza, quella che nel manuale è stanza 4, il percorso crollato, ma nella stanza 3, quindi la stanza dei cani, che voi non avete esplorato ma c'era un caminetto che saliva, la specie di caminetto in realtà non è un camino, è un buco nel muro verticale, sbucavate nella sala del boss stealth, quindi potevate spiarlo, potevate frugare cosa stava facendo e potevate trattare con lui. Intendi dire quello che ho provato a fare io accendendogli un faro in faccia?
Esatto. Avrei quello. Potuto farlo, ma da sotto il pavimento. Esatto. Dio ma santo, che idea vista. Geniale. Beh, non ci saresti andata tu, spero. Sei serio? Sono stata davanti prima di fila per praticamente 3 sessioni. Ovvio che ci sarei stata io davanti con la torcia così come un idiota. Eh no, perché occorreva scalare la parete e probabilmente non ce l'avresti fatta. Ho più 5 in atletica. Sì, ma vogliamo più parlare uno? Dei dadi. È la stessa atletica del ponte. Esatto, esatto, la stessa atletica del ponte. Ci ho provato, raga. Niente. Vabbè, io ho fatto crollare una parete. Lì dal ponte. No, non lo dico domani in live. No, io ho fatto tutto. Io nessuno mi farà mai cambiare idea. Ho fatto tutto giusto. No, nessuno mi farà mai cambiare idea. Ci sono state delle intuizioni azzeccate. Ho cercato di sottolinearle. La cosa che mi è piaciuta di più è stata il ok. Corriamo in mezzo all'acqua. Crollo una parete. Sì, io lancio un sasso per depistarli. È appena crollato una parete. Sì, no. Come pensi di depistarli in un corridoio? Allora, ci avevo pensato. Avevo anche avuto un'idea intelligente. Poi ho realizzato che tanto sono io e quindi il problema okay, non si poneva. Okay. Ho detto chi se ne frega. Cioè, in realtà l'idea del sasso, no? Ho detto col suono della... No, vabbè, non ha senso neanche spiegarlo. Stendiamo un velo e basta. Cioè, in un'altra situazione avrebbe funzionato. Una roba là della stova, se lancio la bottiglia e li distraggo. Però lì avevano un po' paesone. Ormai. Cioè, è andata già un po' male. E comunque voglio ancora confermare a tutta la chat che Werther sapeva che Rune non si era fatta praticamente niente, che era a posto, che non si era rotta niente, lo sapevamo. Scusami, ma se fossimo riusciti a spacciarci per i cani, cosa sarebbe successo? Guarda che se a me Werther mi avesse detto, vabbè, io provo ad abbaiare, era una prova di performance, se riusciva un bel abbaiare dicevano, vabbè, a posto. Cioè, era una prova su intrattenere. Su intrattenere, esatto. Guarda, la faccio così in amicizia. Vediamola, vediamo. Ma cosa? Cosa ho cliccato? Niente, usciva. Scusate, io sono abituato che su intrattenere ho più 8. Quindi... Usciva un po' un chihuahua. Una... Cioè, non ci credevo. Esatto, ve l'ho detto. Un po'. Meglio andata farla... bene. Avevo avuto un'ottima idea e mi avete portato rera, a tirare un sasso. Comunque, siamo tutti d'accordo che un party livello 1, dopo un'imboscata contro 4 goblin, che si infila in una tana di goblin, dove ci sono, in una stanza 6 goblin, di cui Yimik, tra l'altro, era un goblin boss, aveva un po' più PF di altri. Mm-hmm. Una boss fight con 2 goblin e un lupo. 3 goblin, che ti possono togliere le pietre e farti arrivare addosso la cascata d'acqua. Un goblin di vedetta sul ponte, che è quello che avete attirato fuori, che altrimenti vi avrebbe visto che entravate perché eravate la luce, fischiava e vi arrivava addosso la cascata e vi seccava tutti. Quindi è stato molto importante attirare fuori Madonna. Quel goblin. Secondo me livello 1 è un po' eccessivo, signor D&D. Sì, troppa roba. È un po' eccessivo, anche solo una stanza con 6 goblin a livello 1. Cioè che, allora... Di tirare via le pietre dalla cascata ci avevo pensato, avevo un badile, potevo farlo. E loro lo facevano. Anch'io ci avevo pensato un po' di sbloccare la cascata, effettivamente... Però non era una cosa che avrebbe fatto, cioè in quel momento Rune non ci avrebbe pensato mai. Io per sicurezza quando arriviamo a Phandalin che il tizio ci dà le monete, io degli esplosivi li vado a comprare. Perché sappiamo che risolvono tante campagne gli esplosivi, quindi io... Lo sappiamo. Per sicurezza... Sì, che poi, cioè, ora, avendo finito questa parte, io come chierico potevo giocarmela meglio gli incantesimi, però non sapendo cosa viene fuori, cioè, uno li usa quando serve. Cioè, tu ti stai preoccupando dell'uso degli incantesimi, ma vogliamo parlare del fatto che io su 4 fight mi sono sempre beccata le frecce che venivano dal nulla e andavo alla cieca e diventavo un puntaspilli? Sì. Che fortuna tirare per primi, vero? Bella l'iniziativa. Tu devi imparare che c'è l'azione e ritardare l'azione. Sì. Non devi necessariamente agire. Puoi decidere di agire dopo. Scusatemi, voi alla terza sessione mi dite questa cosa? Lei mi ha detto che ha letto le regole del manuale, io do per scontato che sia vero. Cosa? Quando mai l'ho detto? Lei mi ha detto, io sono un'esperta, gioco dalla 3.0, so tutto di D&D. Anzi, al massimo e adesso lancia lo schermo. Io ho un messaggio di Laura con scritto comunque a me la quarta non è dispiaciuta, così mi ha scritto la quarta.
Ve la farò pagare, prima o poi rigiocheremo live con me, Master. Oh, come mi divertirò. No, finita, basta. Basta. Questa voi... è l'ultima campagna che mi vedete su questo canale. Anche perché la prossima campagna voi è... Sperate, voi sperate una cosa, che non vi masteri io, che io sono proprio il peggio del peggio come Tanto la prossima è Annetta che masteri Actulutec, e dopo no. vero, saremo tutti vero. Ricoverati. No. Cioè proprio fottuti di cervello. No. Sono... Dice solo no. Sì, è canon. Lo capisco. Però la chat lo vuole. Col manuale mi viene male. Cioè... non è male. Cioè sarebbe strano il contrario. Raga, io voglio fare una sessione evento per quando giocheremo a Cthulhutech. 10 pagine solo di tostapane. Facciamo un bel evento. La giochiamo tutti insieme nella stessa stanza, dal vivo. Faremo una mega evento, fighissimo. Pieno di tostapane. Pieno di tostapane. Ci facciamo sponsorizzare da qualcuno. Ci mandi di tostapane. Di tostapane. Io ora ce l'ho un tostapane, quindi. Beh, ma hai avuto il coraggio di aprirlo? La piastra. No. Guarda che comunque c'è. Tutti che fanno le live con i grandi marchi, Nvidia, Predator, e noi invece Roventa. Sponsorizzati dai tostapane. Cioè, ci sta. La... Perché beh, non sei contenta? Non sei contenta. Esatto. Sei muovo. Ah, vedi, sono già esperti. Allora, mi dici chi è? Chi sta parlando? No, niente, stavo pensando che piuttosto che biclassare, che sarebbe molto divertente, se mai arriveremo all'archetipo me lo prendo da Tasha, che tu, come ben sai, Tasha è molto divertente. Poi sono io la power player. Sono curioso di sapere quale. Eh beh, due ce ne sono su Tasha del ladro, c'è il fantasma, c'è la lama dell'anima, cioè non è che... Tutte e due... senza sono senso. Sì, abbastanza, per quello che fa ridere. Ok, perfetto. Allora, io chiamerei il buonanotte per tutti. Abbiamo fatto anche un po' di chiacchiere. Giro solito del dove possiamo trovarci? Dai, Laura, sì. Comincia tu. E l'ironia vuole che la live di domani è stata annullata, quindi oh, se no. Ne parla di nuovo settimana prossima. E niente. No! Uno c'è però così la scuola vuole... Che amarezza. Io scommetto che settimana prossima, che finalmente ricomincio ste benedette live, Samu si scorda e fa vabbè, buonanotte a tutti, chiudiamo. Bisogna chiudere. Ma io a un certo punto ho smesso di chiederlo, dico oh, magari so io che porto sfiga, non glielo chiedo più. No, è che ho un esame all'università tra 48 ore, quindi domani la live salta. Ok. Mettiamola così, sono giustificata. E, no, vabbè, in questa settimana io zero live, se ne parla la prossima. Però faccio il momento spamming schifoso. Stiamo facendo l'evento per la notte europea dei ricercatori. È una settimana di sessioni GDR con divulgazione scientifica dai 12 anni in su, online e in presenza sabato pomeriggio per la prima volta dopo 2 anni. È figo perché sta alle Hawaii. E almeno in GDR finalmente le vedo le Hawaii, quindi ne vale la pena. È molto bellino. Quindi se vi va di venire è gratuito. Però niente live. Direi che proponi qualcosa di... Non mi ricordo chi c'era dopo Laura. Cioè mi ricordo tanto che cominciamo con Laura, che ci dà sempre una delusione. Sì. Poi dopo non mi ricordo... Poverina. Non mi ricordo mai neanche io, boh. Du? È Annetta, se non mi ricordo male. Annetta. Ah, vado. Ok, vado. Trovate in live domani sera. Domani sera facciamo un gioco con un ospite, con un'altra illustratrice, Severn, dove andiamo a creare un personaggio di D&D totalmente random, tirando i dadi per le caratteristiche, la classe e così via. Che oggi abbiamo già visto essere un'ottima idea. Ottima allora. Idea. Sì. Allora, non tirerò io i dadi, almeno sapete che non faranno così schifo. Speriamo che non mi venga una roba troppo bislacca, perché però spezzo un'arancia a favore di Anna. Dico semplicemente una cosa, io, e qui ve lo dico, io sono l'unico in Lux Astra che non ha preso che ha tirato i dadi, l'unico, per le caratteristiche, perché me la sentivo così, quindi hai la mia benedizione nel tirare i dadi. No, ma allora domani andiamo a costruirlo, ma a livello cioè di design anche, di concept e tutto.
Però andiamo a tirare i dadi random, quindi vediamo che ci viene fuori con un bel D20. E via. Sarà un bel gioco da fare, quindi ottimo. Vi aspetto nel caso. Bene. Invece a me mi trovate da domani, cambio orario live, non sono più la mattina, perché a quanto pare la mattina streamano tutti adesso, quindi provo a fare un change di orario per una settimana, e quindi questa settimana mi trovate da mezzogiorno alle 3. Così, slitto di 2 ore la live, parto a mezzogiorno, finisco alle 3. E invece se qualcuno, perché magari c'è, se qualcuno ci passa, domenica mi trovate al Movieland, vicino dove c'è Gardaland praticamente, perché c'è un evento di Star Wars. E quindi sono lì con Lucone, andiamo io e Lucone a questo evento di Star Wars. Bello. Solo che Lucone va lì a lavorare, io vado lì a farmi i cazzi miei in cosplay. Giustamente. Mi sembra giusto. Per quanto riguarda me, invece, domani fino a venerdì le live dalle 6 e sabato si ricomincia D&D, la campagna, e via, sono felice. Devo ancora preparare un po' di roba, ma vabbè, ma si ricomincia e quindi dai. Dai, spero per loro che non facciano i tiri di Cassandra. No, ma poi loro sono già a livelli alti, quindi allora, mica come noi sfigati. Esatto, posso picchiarli, sono al 6, quindi mi lancio cose di CR12 e sono in piedi, quindi a posto. Giusto, giusto. Bueno, bueno. E invece io, come vi ho detto, come mai doveste sapere, però live domani alle 15, dove chiacchieremo proprio della sessione di oggi, vedremo un po' di retroscena e così, quindi prima potete stare da Gab, poi quando lui sta così so chi fare mi create. E domani, tra l'altro, dopo la mia live, ci sarà dell'altro. Però non so se sono già state fatte comunicazioni, ok, quindi io me ne sto zitto, sappiate solo che domani c'è roba. Poi, semplicemente drizzate le antenne, che tanto sui vari social e così esce fuori, non temete. Detto questo, io vi ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Penso che vi ringrazieranno un pochino meno i giocatori, dato che gli avete scammato il carretto veramente male. E appuntamento appunto a domani, a tutte le cose, e a lunedì prossimo, che cominciamo effettivamente la parte 2 dello starter set. Sarà una parte intrigante. I giocatori dovranno cominciare, se sarà loro interesse farlo ovviamente, ad ammarsi di carta e penna, perché cominceranno a uscire fuori parecchi nomi, parecchi contatti, parecchi posti, parecchie cose da fare, parecchie cose si smuoveranno e magari ci sarà anche qualche cameo, vediamo un po' adesso, me la studio intanto. Quindi, grazie a tutti, okay. Buonanotte e a domani signori miei. E buona botte. Alla prossima.